remoto in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Non essendovi obiezioni, ne dispongo l'attivazione. L'ordine del giorno reca audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge Camera 1135, approvata dal Senato, recante modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006 numero 106 concernenti i poteri del Procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362,1 ter del Codice di Procedura Penale in materia di assunzione di informazioni alle vittime di violenza domestica e di genere di rappresentanti delle associazioni. Telefono rosa, differenza donna, dire, donne in rete contro la violenza, Gens Nova, senza veli sulla lingua, spazio donna, UDI, Unione Donne in Italia. Quindi pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento entro 7 minuti per lasciare spazio all'eventuale formulazione di quesiti, cui seguirà la replica. Di qui do la parola alla dottoressa Maria Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale per l'associazione Differenza Donna, che è qui in presenza. A lei la parola, avvocato, dottoressa. Sì, benissimo. Sì, sono un'avvocata. Avvocata Manente. Penalista. Prego, a lei la parola. Sì, grazie. Grazie, buongiorno a tutti e tutte. Dunque, sono responsabile dell'ufficio legale Differenza Donna, che a partire dal 1989 è impegnata nel contrastare la violenza maschile nei confronti delle donne, e attualmente tengo a precisare che l'associazione gestisce 23 luoghi sul territorio nazionale tra centri antiviolenza e casa rifugio, e il numero nazionale, il telefono nazionale, nazionale antiviolenza e stalking 1522, a cui pervengono oltre 200 chiamate al giorno di richieste d'aiuto da parte delle donne. Dico questo proprio perché le mie riflessioni riguardo alla proposta di legge di cui oggi si discute partono proprio dall'esperienza maturata a diretto contatto delle donne in fuga dalla violenza maschile, tenendo conto come parametro di riferimento il quadro di obblighi internazionali e il diritto europeo vincolanti. Attualmente dalla nostra esperienza emerge che la norma del 362,1 ter trova piena applicazione. La realtà che conosciamo indica che nelle procure il rispetto di questa disposizione è applicata con solerzia e attenzione, e al momento non risulta essere stato emesso alcun provvedimento che escluda l'assunzione di informazione per imprescindibili esigenze di tutela dei minori o di riservatezza delle indagini, così come previsto dalla stessa norma. L'atto rientra tra quelli che possono essere delegati alla polizia giudiziaria, scelta che è stata obbligata a fronte dell'assenza di potenziamento organizzativo, di mezzi e di risorse degli uffici giudiziari a seguito dell'introduzione di questa norma. Nel merito tengo a precisare che la misura dell'obbligo di ascolto della vittima entro 3 giorni dalla denuncia querela non appare nella pratica corrispondere sempre e comunque all'interesse della persona offesa, proprio alla luce dei principi stessa della Convenzione di Istanbul e della direttiva numero 29 del 2012 Unione Europea sui diritti della vittima vulnerabile, atti che vietano la vittimizzazione secondaria determinata da ascolti ripetuti della vittima, perché nella pratica abbiamo verificato che laddove la polizia giudiziaria
è adeguatamente formata e specializzata, la denuncia a querela risulta essere completa, precisa, circostanziata e fornita di tutti gli elementi utili per verificare la sussistenza di esigenze cautelari. In questi casi l'assunzione di ulteriori informazioni a distanza di 3 giorni rischia non solo di ritardare l'adozione di misure cautelari, ma espone altresì la donna anche alla vittimizzazione secondaria, in contrasto con gli obblighi derivanti dalla direttiva numero 29 del 2012 Unione Europea, che indica, e ci tengo a precisare, che il numero delle audizioni delle vittime deve essere limitato e aver luogo solo se è strettamente necessario ai fini dell'indagine penale. Prevedere come obbligatorio l'assunzione di ulteriori informazioni alle vittime di violenza di genere, una modalità che ci tengo a sottolineare, nel nostro sistema è prevista per tutti gli altri reati solo come eventuale, a nostro parere rafforza anche il pregiudizio di non credibilità che ancora ostacola il pieno accesso delle donne alla giustizia. Segnalo altresì che nella pratica accade molto spesso che la donna, al momento in cui denuncia il partner convivente, deve necessariamente lasciare la casa coniugale e in quei 3 giorni di attesa per essere sentita a sommaria informazione può non aver avuto lo spazio temporale per avere accesso ai centri antiviolenza e alle case rifugio di cui all'informativa obbligatoria ex articolo 90 bis, e quindi trovandosi sotto il controllo ancora dell'uomo con cui che ha denunciato e con cui convive, può non rendere sit veritiere circostanziate. E quindi a tal proposito faccio un inciso: sarebbe auspicabile introdurre all'articolo 362, in attuazione della direttiva numero 29 del 2012, la facoltà della donna di essere assistita da un suo difensore di fiducia. A nostro parere il disegno di legge in questione non è un rimedio efficace per rendere più stringente il cosiddetto codice rosso, perché il nodo centrale è la mancanza di formazione e di specializzazione che comporta la sottovalutazione della gravità dei fatti denunciati, la sottostima della pericolosità degli autori di violenza nei confronti delle donne, in particolare nelle relazioni di intimità, perché l'effettività e la tempestività che si vuole perseguire dell'intervento giudiziario è determinata dalla specializzazione, dalla competenza degli operatori di polizia giudiziaria e degli operatori di giustizia e dalla disponibilità di risorse umane. Ciò comporta l'investimento di mezzi e risorse economiche necessarie per gli uffici, sui quali ricadono gli sforzi organizzativi per attuare le modifiche legislative. Faccio un esempio: non si possono prevedere, ad esempio, le corsie preferenziali per la trattazione di questi reati se non si investe in strutture e risorse umane. Non si può prevedere l'obbligo dei braccialetti elettronici, che sono utilissimi, se non si assicura la loro corretta funzionalità e la loro disponibilità. Risorse economiche necessarie per assicurare periodicità e omogeneità all'attività formativa di tutti gli operatori, finalizzate a sradicare un'attitudine diffusa ma motivata esclusivamente da ragioni culturali, da pregiudizi sul fenomeno, ancora letto nella cornice di liti in famiglia e di conflitti familiari. Voglio ricordare che questo emerge dal grande lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio della scorsa legislatura. Ed Avvocata, è quello... scusi, le voglio ricordare, sì, i 7 minuti, qui siamo proprio va molto bene, rigorosi. Sto concludendo, concludo segnalando che la predisposizione di misure adeguate
ed effettive, vale a dire però non meramente formale, ma con risvolti concreti in termini di protezione e prevenzione, costituisce un obbligo derivante dagli articoli 2, 3, 8 e 14 della CEDU e che la stessa, molto spesso, è fondamentale intervenire in maniera efficace e tempestiva, ma attraverso una legge organica, attraverso una legge che in modo coordinato affronti tutti i molteplici aspetti di contrasto alla violenza e che sia volta a soddisfare l'esigenza di sistematicità, coordinamento e coerenza che un codice dovrebbe garantire. Altrimenti allarghiamo quello che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definito un arcipelago normativo nel quale non è facile orientarsi. Grazie. Grazie, Avvocata. Pregherei per coloro che interverranno, abbiamo qui sforato di 2 minuti, quindi significa quasi un quarto più di... dovremmo mantenerci cortesemente nei tempi. Ora diamo la parola alla dottoressa Antonella Faieta, che era prevista per prima, ma abbiamo invertito per qualche minuto suo, vicepresidente dell'associazione Telefono Rosa. Prego, dottoressa, avvocato o dottoressa? Avvocata. Allora, prego, avvocata Faieta, a lei la parola. Grazie, ringrazio per l'invito. Sono la vicepresidente dell'Associazione Nazionale Volontaria del Telefono Rosa e un'associazione che dal 1988 si occupa della, ahimè, della violenza nei confronti delle donne. E facendo mio il suggerimento, la sollecitazione che mi viene data, cercherò di essere molto, molto breve e dire proprio per punti quelli che sono i nostri osservazioni. Allora, prima di tutto devo dire che noi siamo veramente allarmate del fatto che si sia dovuto pensare una proposta di legge di questo tipo, cioè una norma che vada a prevedere una sorta di controllo in qualche modo nell'attività del pubblico ministero nel momento in cui non viene data attuazione ad una norma che c'è già nel nostro codice, nel codice di procedura penale. Questo che cosa significa? Significa che si prevede, che si pensa, che quella che è la realtà, che le norme che riguardano la violenza nei confronti delle donne non vadano a trovare nell'ambito della magistratura, nell'ambito dell'attività del pubblico ministero, la giusta attenzione e il giusto riguardo. Perché andare e vuol dire, significa perché questa norma di ascoltare la donna nei 3 giorni non trova una sua attuazione. Ora, premesso che noi a suo tempo, quando fu introdotta, siamo state proprio, abbiamo sollecitato il fatto che venisse arginata dal momento in cui potessero esserci, per sentire la donna nei 3 giorni, dei rischi per i minori e dei rischi per la sicurezza della donna. Perché questo, condivido quello che diceva la collega che mi ha preceduto, noi lo vediamo, il rischio che c'è a voler ascoltare per forza tassativamente la donna. Si deve capire se quella è l'azione giusta da fare in quel momento, in quei 3 giorni. Questa norma andrebbe proprio ad incidere andando a gambe tese nell'ambito di un'attività che sta portando avanti il magistrato. Allora, se tra l'altro è anche tecnicamente, noi non la condividiamo, perché chi è che dovrebbe fare la segnalazione? Il procuratore come dovrebbe sapere che il pubblico ministero non ha sentito la donna nei 3 giorni? Chi è che le dà la notizia? La donna stessa che deve fare la segnalazione? L'avvocato della persona offesa? E questo non è specificato nella norma. Poi entro 3 giorni dalla comunicazione della revoca, nel momento in cui viene tolta l'assegnazione del procedimento al magistrato, e il magistrato può dare le sue spiegazioni. Ma anche qui non è chiaro. Che significa? Che comunque il procuratore della Repubblica intanto sente la donna, no? Quindi fa l'ascolto, e se il magistrato nei 3 giorni gli comunica: io non ho sentito la donna perché c'era un problema, perché stavo cercando di applicare la misura cautelare, perché lo dovevamo arrestare, non l'avevamo ancora trovato, questo è libero e quindi bisognava per la sicurezza della donna, dei minori, non muoversi in quel momento. Cioè è una norma che anche tecnicamente non tiene conto dei tempi. Andiamo o
a prorogare eccessivamente i termini, perché se dobbiamo aspettare poi 3 giorni invece è il caso che si debba intervenire immediatamente e non si interviene, oppure andiamo a fare danni, perché il procuratore che prende questo fascicolo di cui non ha conoscenza diretta come il magistrato che ce l'ha avuto dall'inizio, dal momento dell'arrivo della denuncia, rischierebbe proprio al contrario di andare a fare un'attività che potrebbe essere dannosa e veramente molto pericolosa in quel momento per la donna che si è decisa a sporgere la denuncia. Allora abbiamo pensato anche, potrebbe essere una soluzione quella di poter inserire, se questo è il problema, si ritiene che il magistrato non intervenga nei 3 giorni, non perché fa una valutazione oculata di quelli che sono i rischi, ma perché per incuria, per disattenzione, per carico dei fascicoli, e quindi il problema della violenza di genere viene relegato in un secondo momento, allora si potrebbe inserire nel fascicolo un parere motivato che immediatamente il pubblico ministero, nel momento in cui arriva nel suo ufficio la denuncia sporta dalla donna, le relazioni di servizio, le relazioni che vengono fatte dalla polizia giudiziaria, scriva immediatamente perché non ritiene di operare l'ascolto della donna nei 3 giorni, per esempio spiegando perché è subordinata, ecco, all'esecuzione della misura cautelare o ad altra attività di indagine, e potrebbe scrivere anche un termine entro il cui poi potrebbe essere procrastinata questo ascolto. Questo parere inserito immediatamente nel fascicolo ci dà la certezza che il magistrato ha preso in carico la questione, se l'ha vista e ha fatto una valutazione di quella che è la situazione di pericolo in cui si trova la donna, e poi ci dà anche questa, non ci mette nelle condizioni di dover spostare l'assegnazione del procedimento ad altro magistrato, e rimarrà nel fascicolo questa indicazione. Ci sembra che questa potrebbe essere, come dire, una soluzione tecnicamente che non va a stravolgere e non va, soprattutto noi siamo appunto contrari a questa norma che viene proposta, perché non riteniamo assolutamente che sia efficace, che sia utile in quel momento delicato che è successivo alla proposizione della querela. Mi permetto l'ultima cosa di insistere su questo: basta questi interventi spot, questi interventi con le singole norme. Noi dobbiamo pensare che la questione più importante è che tutti gli operatori, a partire dalla polizia giudiziaria e i magistrati che si occupano della violenza di donne, nei confronti delle donne, debbano essere formati, una formazione continua, specifica. Solo così potremo uscire da questo problema e cercare quantomeno di ridurre queste conseguenze gravosissime nei confronti delle donne. Quindi affrontare organicamente il problema e una formazione assolutamente specifica. Ringrazio davvero per l'attenzione e per essere state chiamate a questa audizione. La ringrazio, avvocata. Poi le domande le faranno al termine un po' le deputate che sono collegate e io stesso, in verità. Ora, secondo l'ordine, diamo la parola all'associazione Donne in Rete contro la Violenza. Ci dovrebbe essere la vicepresidente Elena Biagioni e l'avvocata Francesca Garisto. C'è qualcuno che è collegato? Sì, siamo collegate online. Bene. Entrambe. Sceglierete voi come consumare il tempo a vostra disposizione. Grazie. Vi ringrazio innanzitutto per essere intervenute, così come ringrazio coloro che sono intervenute finora e coloro che interverranno. Prego. Grazie a voi. Grazie, parlerò io. Abbiamo redatto in realtà questo nostro intervento insieme. Specifico che la collega è la Francesca Garisto e non Garisto, ma è solo un errore di dizione. L'associazione Dire, Donne in Rete contro la Violenza, ringrazia anzitutto il Presidente e i componenti della Commissione per l'invito e l'audizione.
L'Associazione Nazionale Dire rappresenta ad oggi 83 associazioni di donne che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio operanti a livello locale in tutta Italia. Le presenti note vogliono essere uno spunto di riflessione sull'efficacia delle norme proposte nell'ottica della tutela e della difesa delle donne vittime di violenza. Il punto di osservazione è privilegiato e deriva dall'esperienza quotidiana delle avvocate dei centri antiviolenza che si confrontano con le difficoltà operative nelle fasi di indagini, ma anche con le difficoltà dell'applicazione giudiziale delle norme. Questa prospettiva vuole essere quindi quella di individuare le esigenze pratiche, concrete e operative delle donne vittime di violenza nell'accesso alla giustizia per la difesa dal rischio di reiterazione delle condotte violente. Alcune brevi premesse. Il disegno di legge in analisi si inserisce in un contesto inusuale per l'analisi di chi, come noi, opera al fianco delle donne che subiscono o hanno subito violenza. Si tratta invero di un disegno di legge che riguarda i poteri del Procuratore della Repubblica più che la tutela delle donne vittime di violenza domestica e di genere. L'organizzazione degli uffici della Procura e i rapporti tra Procuratore e magistrati dell'ufficio più che in modo specifico il contrasto alla violenza alle donne. È pur vero tuttavia che il disegno di legge nasce, secondo la stessa relazione illustrativa, con l'intento di assicurare l'effettività dell'intervento del pubblico ministero a tutela della vittima dopo l'iscrizione della notizia di reato. Sappiamo per esperienza che l'effettività dell'intervento del pubblico ministero non può prescindere da una idonea valutazione del rischio. Solo con un'adeguata valutazione del rischio è possibile tutelare la vittima, agevolarne l'accesso alla giustizia e garantire la celerità della risposta giudiziaria. La necessità di un'attenta valutazione del rischio è stata sottolineata dal Grevio e in tutte e quattro le condanne CEDU nei confronti dell'Italia in materia di violenza contro le donne pronunciate lo scorso anno. La stessa Procura Generale presso la Cassazione, nei recentissimi orientamenti in materia di violenza di genere, si sofferma a lungo sulla necessità di valutazione del rischio e sulla necessità di organizzare procure e polizia giudiziaria per raccogliere subito eventuali indicatori. Mi associo a quanto già riferito dalla collega e nostra amica Teresa Manente per quanto riguarda la nostra esperienza di avvocate in tutta Italia a proposito dell'applicazione dell'articolo 362 ter, che è applicata in realtà in modo piuttosto disomogeneo. È una norma priva di sanzione processuale e dipende in grandissima parte dagli organici di procura e polizia giudiziaria. Sappiamo anche che è in corso una significativa riorganizzazione della polizia giudiziaria anche in ragione dell'entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia, che impone la videoregistrazione delle informazioni assunte da persona che si trova in stato di particolare vulnerabilità. Per quanto riguarda la necessità di audire le donne entro i 3 giorni dalla comunicazione di notizia di reato, ci siamo già espresse e rinviamo a quanto abbiamo già esposto nel corso delle audizioni del 2019. Fatte queste premesse, passiamo velocemente all'analisi del testo. L'articolo 1 dice: il Procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione, eccetera. L'intervento del procuratore è quindi facoltativo e non sono specificati i casi e criteri per tale intervento, con il rischio che si creino disparità di cui le vittime potrebbero patire le conseguenze. Parimenti, non è chiaro quando interverrebbe il procuratore: scaduti 3 giorni? Quando sollecitato? Quando informato? Informato e sollecitato da chi? Da quando? Se la ratio del disegno di legge in esame è garantire la massima protezione delle vittime di violenza e la celerità della risposta giudiziaria, possiamo dire che l'assenza di un termine vanifica completamente l'intervento. Se l'intervento di revoca riassegnazione non avviene tempestivamente, si vanifica l'accelerazione delle indagini. Il secondo passaggio: entro 3 giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte e il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione ad altro magistrato, provvede senza ritardo. L'intervento del procuratore non è quindi immediatamente risolutivo, apre una procedura e non garantisce che la donna sia sentita subito.
Si rischia quindi che nella definizione delle attribuzioni la vittima resti in attesa. Inoltre, non tutte le procure hanno un pool di magistrati specializzati in materia di violenza e l'attribuzione ad un PM non specializzato può compromettere la posizione della vittima ed esporla a vittimizzazione secondaria. Le criticità e perplessità fino a qui esposte ci portano a ritenere l'intervento probabilmente poco incisivo, se non un meccanismo di controllo to cure all'interno degli uffici della procura, e confermano l'impressione che sia un provvedimento che attiene più all'organizzazione degli uffici che alla tutela delle vittime. Ove tuttavia lo si volesse adottare, potrebbe essere utile inserire, come già detto dalla collega che mi ha preceduto, dei criteri, e la proposta che ci permettiamo di avanzare è modificare il testo dicendo: il procuratore della Repubblica può, anche su richiesta della persona offesa o del suo difensore, con provvedimento motivato basato sulla valutazione del rischio aggiornata, in modo che ci sia alla base sempre una documentata valutazione del rischio, che è quello di cui sentiamo sempre la mancanza in troppi fascicoli. Concludo con un passaggio sul secondo articolo che riguarda la comunicazione dei dati relativi all'audizione della donna entro i 3 giorni. In questo senso, noi riteniamo che i dati siano sempre preziosi, utili, soprattutto se accessibili a tutti e tutte. E a questo punto ci permettiamo di chiedere anche che la stessa informativa riguardi la richiesta di misure cautelari da parte dell'ufficio del pubblico ministero e delle richieste di archiviazione, che sarebbero 2 informazioni preziosissime per sapere l'andamento della tutela delle vittime di violenza. Grazie. Bene, grazie a lei. Ora diamo la parola al dottor avvocato Antonino La Scala, presidente dell'associazione Gens Nova. Grazie presidente. Grazie presidente e grazie alla commissione. Al volo un saluto a lei presidente, che ho piacere di rivedere. Ero un ufficiale della finanza, l'ho conosciuta in altra occasione e in altre circostanze, quindi mi fa piacere rivederla. E un in bocca al lupo per questo nuovo incarico. Detto questo, la proposta di legge, io vado subito, noi ci occupiamo da 20 anni di questo tipo di fenomeni, siamo settimanalmente parte civile in processi che vanno dai femminicidi agli stupri e agli stalking, fino settimanalmente nelle scuole, dove con uno staff di soci, molti dei quali ex appartenenti alle forze di polizia, andiamo nelle scuole a parlare con i ragazzi, perché crediamo fondamentalmente in 2 espressioni: prevenzione e formazione. Non vedo altre soluzioni per contrastare questo fenomeno, in tutto se ne sta, non ne vedo. E concordo con le colleghe che mi hanno preceduto anche sulla opportunità di questa norma, perché non è quello di cui abbiamo bisogno, per 2 ragioni. Se la ratio dei 3 giorni è quella di dare un'accelerata alla fase investigativa, è altrettanto vero che qualora ciò non avvenga e il procuratore decide di revocare l'incarico, l'assegnazione al PM titolare, dovrebbe quantomeno la norma prevedere che con il provvedimento di revoca contestualmente disponga la data di audizione della vittima o del querelante innanzi a sé, perché altrimenti deve revocare. La norma prevede che il PM che si vede revocata l'assegnazione ha 3 giorni per presentare delle memorie per giustificare ovviamente il suo ritardo, e sono altri 3 giorni che comunque devi aspettare, devi necessariamente attendere. Dopo quei 3 giorni bisogna prendere una decisione. Nel frattempo è passata più di 1 settimana e la vittima o il querelante non è stato ancora ascoltato. Quindi obiettivamente ben venga, come dire, lo sforzo del legislatore nel voler potenziare questo tipo di istituto, ma non è questo lo strumento, a mio avviso, perché, ripeto, se proprio deve diventare legge, è fondamentale che con il provvedimento di revoca venga disposta l'audizione immediata innanzi a sé o alla polizia giudiziaria delegata della vittima, in modo tale che se il PM rimane quello originariamente designato, tanto meglio. Se dovesse comunque mutare, avrebbe in tempo immediato tutta la documentazione acquisita fino a quel momento dalla polizia giudiziaria, che può essere ovviamente delegata, e 70 codice procedura penale prevede espressamente atti diretti e atti delegati, quindi
è tutto, come dire, regolare, perché altrimenti, così com'è, a mio avviso, non farebbe altro che allungare i termini. Mentre, e concordo anche con la collega che mi ha preceduto, sulla necessità e opportunità di notificare la richiesta di archiviazione. Ci sono persone che sanno che un procedimento è stato archiviato dopo 1 o 2 anni, casualmente, perché hanno fatto qualche domanda, hanno fatto qualche richiesta, qualche accesso agli atti per altre ragioni e hanno scoperto che è stato archiviato. La richiesta di archiviazione per me è fondamentale che venga notificata a tutti i soggetti, tanto all'indagato quanto alla persona offesa. Questa è una norma che io auspico e veramente spero che finalmente venga introdotta, perché ritengo che sia di necessaria importanza. Per quanto riguarda anche poi la seconda parte della proposta di legge, cioè il potere del procuratore generale di monitorare trimestralmente l'esito di questi provvedimenti, sì, per carità, anche questo, come dire, rientra nei poteri di monitoraggio, di controllo, di direzione, di coordinamento che il procuratore generale ha. Però a mio avviso è un ulteriore onere, è un ulteriore adempimento che si dà a una procura generale che è già oberata di lavoro, e ovviamente parlo prevalentemente di quelle procure generali che chiaramente sono abbastanza grandi e hanno carichi di lavoro enormi. Questo monitoraggio va bene, per carità, però ecco, non sono questi a mio avviso gli istituti giuridici di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno, a mio avviso, di potenziare quelle due parole fondamentali: formazione e informazione. L'informazione deve essere rivolta ai ragazzi, soprattutto alle scuole, quindi proprio far trasformare come una norma di legge, come è stato fatto per il cyberbullismo con il decreto legislativo 71 del maggio 2017, così dovrebbe essere fatto anche per le violenze di genere. C'è una obbligatorietà per le scuole di poter fare formazione a 360 gradi a studenti, docenti e genitori, soprattutto anche dei ragazzini, affinché possano, come dire, sapere in caso di necessità e di urgenza, speriamo non accada mai, ma purtroppo accadono, come potersi comportare, come prevenire e come denunciare. Perché è vero che c'è un mondo del sociale che è meraviglioso, come tutte le associazioni qui presenti, che si hanno da fare H24. Però ecco, sarebbe anche opportuno che siano già le istituzioni a guidare le vittime insieme alle associazioni. Le associazioni dovrebbero svolgere un ruolo di supporto. In realtà capita spesso e volentieri che noi facciamo qualcosa di più del supporto, un po' come tutte le associazioni. E quindi l'informazione. Invece, per quanto riguarda la formazione, la formazione deve essere fondamentale per le forze dell'ordine, per la magistratura. Noi abbiamo i pool per i reati economici, i pool per i reati contro la pubblica amministrazione, abbiamo la DDA che si occupa ovviamente di reati che prevedono l'aggravante mafioso, abbiamo diversi, nelle procure più grandi ovviamente, abbiamo diverse, come dire, specializzazioni. Anche per i reati contro la famiglia, molte procure hanno, per carità, ce l'hanno il pool dei PM che si occupano di reati contro la persona e contro la famiglia. Però ecco, sarebbe opportuno un potenziamento, perché abbiamo una, quella che noi definiamo ormai da anni, una schizofrenia normativa sull'argomento. Noi pensiamo sempre solo al codice rosso, ma il codice rosso, come tutti gli addetti ai lavori, forse è l'ultima delle norme, è proprio l'ultima delle norme in materia, perché noi la principale è la 119 del 2013, che è una norma fondamentale che ha introdotto la, diciamo, sì, qualcuno ha il microfono aperto, grazie. Sì, dicevo, quindi abbiamo dalla prima legge cardine in materia, che è la 119 del 2013, abbiamo avuto la legge numero 4 del 2021 sulle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, di cui non si parla per niente, pure una legge, a mio avviso, ben fatta, ben strutturata, è una legge importantissima. Però se legiferiamo continuamente tra norme primarie e norme subprimarie, finiamo in effetti con il perderci, quindi bisognerebbe anche mettere un po' di ordine e non legiferare continuamente. In conclusione, dico, a mio avviso, questa norma, se viene approvata, per carità, non così com'è, non è di aiuto, lo dico con molta onestà, non è questa norma che pregiudica chissà che cosa, però così com'è, a mio avviso, non ha senso, per quella ragione che dicevo prima, perché va proprio contro la direzione della celerità investigativa, perché allunga i tempi per poter ascoltare la vittima con grave pregiudizio per la, come dire, la genuinità della stessa acquisizione e quindi dell'acquisizione poi delle altre fonti di prova. E concordo anche sulla proposta che ho sentito prima, che la vittima, quando viene ascoltata in quei giorni, debba essere assistita anch'essa
da un difensore che potrebbe aiutarla per avere quella serenità che in quei casi non è facile avere, proprio per evitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria e primaria che abbiamo già, di cui si è parlato. Quindi la mia personale opinione è proprio questa, cioè, così come il testo non ci sarà di aiuto. Può andar bene se il provvedimento di revoca dell'assegnazione preveda contestualmente la data, l'ora e il giorno in cui la vittima dovrà presentarsi in tempi brevissimi innanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in modo da preservare la regola del tempo e far sì che chi dovesse subentrare, qualora l'assegnazione venga revocata, possa avere già il materiale, il primo materiale probatorio utile per il proseguo. Grazie. Bene, grazie Avvocato La Scala. Ora diamo la parola alla dottoressa o avvocata Paola Paladino dell'Associazione Avvocata dell'Associazione Senza Veli sulla Lingua. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sarò velocissima, dico, ho già sentito gli interventi degli altri sui quali, diciamo, in parte non sono d'accordo. Io prendo la parola per l'Associazione Senza Veli sulla Lingua, che si occupa dei reati di violenza contro la donna e di genere già da più di 10 anni, sia a livello nazionale che internazionale, grazie al nostro Presidente. E invece ritengo il disegno di legge un disegno abbastanza interessante, perché diciamo, rafforza quello che sono le misure cautelari, rafforza un potenziamento nei confronti della tutela della donna a fronte soprattutto degli ultimi eventi che ci sono stati in quest'ultimo periodo. È importante ed è necessario, perché è importante che la donna si senta e le persone vittime di questi reati si sentano fattivamente tutelati, quindi un intervento da parte dello Stato è importantissimo. Sul problema della celerità dell'intervento del disegno legge, allora interviene intanto su un articolo che è già presente all'interno del nostro codice di procedura penale, che è il 362 primo comma ter, che dice che il pubblico ministero deve sentire la persona offesa, diciamo, utilizza il termine assume a sommare informazioni la persona offesa entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Diciamo quindi che ci troviamo di fronte ad un magistrato che ha una conoscenza dei fatti relativamente giovane, perché 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, quindi questo non penalizza la persona offesa nel caso in cui queste indagini fossero spostate al pubblico ministero per una vocazione, ma interviene proprio nel caso in cui quell'obbligo che è previsto dalla norma non viene rispettato. E c'è un altro articolo che è presente all'interno del nostro codice di procedura penale, c'è la richiesta da parte della persona offesa o del suo difensore della vocazione, il 412 del codice di procedura penale. Quindi la persona offesa può fare richiesta al pubblico ministero di avocare le indagini, che così come prevede la modifica, quindi avoca le indagini qualora lo ritenga necessario, assegnandolo a se stesso o un altro magistrato. Quindi ritengo che la norma intervenga e non sminuisca quello che è la celerità o la tutela nei confronti della persona offesa vittima di violenza. Il problema invece è il punto, diciamo, oscuro che andrebbe migliorato del disegno legge, è che nella misura in cui si verifica la vocazione delle indagini, in effetti poi il disegno legge prevede che il pubblico ministero o il nuovo magistrato designato debba sentire la persona offesa senza ritardo, e allora qui, diciamo, si ripiomba nel problema precedente, perché non può non essere specificato un termine. Quali potrebbero essere gli input per migliorare questa situazione? O quella del parere di un pubblico ministero che specifichi il motivo per cui ritenga non necessario sentire la persona offesa, ad esempio perché la denuncia o la querela sono complete e quindi per lui sono più che sufficienti, anche per l'eventualità della richiesta di applicazione di una misura cautelare, quindi per valutare le esigenze cautelari. Quello che riteniamo sia indispensabile, affiancare alla persona offesa già dal momento dell'iscrizione della notizia di reato delle persone che siano competenti a valutare quello che è l'aspetto psicologico. Mi spiego meglio, che venga istituito un elenco di psicologi d'ufficio che nel momento in cui viene iscritta una notizia di reato su questa tipologia di reati che sono allarmanti, affianchi alla persona offesa uno psicologo e anche il difensore. Ma io vi dirò di più, ritengo che sia necessario l'affiancamento dello psicologo anche all'indagato, perché mi sono resa conto, soprattutto in quest'ultimo periodo, che con la morte di quella ragazza che sta passando, diciamo, su tutti i nostri schermi di Giulia Tramontano, molto spesso ho sentito parlare in televisione di narcisista patologico, eccetera.
eccetera, eccetera. Dico l'etichettamento di questo signore con questi termini è, diciamo, una cosa che avviene ex post. Sarebbe opportuno avere delle persone competenti che valutino anche l'aspetto psicologico dell'indagato al fine dell'inserimento di una relazione all'interno del fascicolo del pubblico ministero, anche per l'applicazione di un'eventuale misura cautelare. Di questo noi ne abbiamo parlato e ci siamo confrontati anche con diversi giudici del Tribunale di Roma, uno fra questi il giudice della prima sezione del Tribunale di Roma, che si occupa di reati di violenza contro le donne, che è il giudice De Gioia, che, diciamo, che riteneva che anche nell'applicazione delle misure cautelari sarebbe interessante avere il punto di vista di esperti e quindi di psicologi che inseriscano delle relazioni che riguardino sia la persona offesa che l'indagato. E ho concluso. Grazie. Grazie, avvocata. E adesso diamo la parola all'avvocata dottoressa Adele De Notaris per l'associazione Spazio Donna di Salerno. Buongiorno, sono Adele De Notaris, sono una delle avvocate. La sentiamo male? Vediamo un po'. E allora dovrebbe avvicinarsi lei oppure non so come fare. Mi sentite meglio? Benissimo adesso, ottimamente. Perfetto. Allora, dicevo, sono una delle avvocate del Centro Antiviolenza Linea Rosa di Spazio Donna. Sono la responsabile del settore legale. Spazio Donna è un'associazione che lavora ed opera a Salerno dal 1978, e mentre il CAV Linea Rosa, che è una delle attività della nostra associazione, nasce nel 1992. In rete con gli altri centri, è in rete col numero nazionale 1522 ed è accreditato presso l'ambito Salerno 5. Innanzitutto ringrazio la seconda commissione giustizia per averci invitate all'odierna audizione. Poiché condivido la maggior parte dei rilievi e delle considerazioni di chi mi ha preceduto, in realtà, diciamo, per non ripetermi, vorrei soltanto sottolineare alcuni aspetti che per noi sono importanti rispetto a questo disegno di legge che potrebbe senz'altro essere anche e dovrebbe essere migliorato. Innanzitutto noi riteniamo che sia importante inserire tra i reati da trattare con carattere prioritario il reato di omesso mantenimento, per cercare di tutelare tutte quelle donne che restano con figli a carico e zero contributi economici da parte dei mariti. La violenza economica, infatti, è una delle forme di violenza nei confronti delle donne e dei figli. In proposito, per esempio, noi proponiamo anche il ripristino del fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno, con adeguati finanziamenti annuali, che in realtà questo fondo era stato istituito in via sperimentale dalla legge di stabilità del 2016. Esclusivamente per gli anni 2016 e 2017, quindi ha avuto una scadenza naturale il 31/12/17, in quanto non è stato prorogato per le successive annualità. Che cosa prevedeva questo fondo? Prevedeva che il coniuge in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli conviventi, qualora non riceva l'assegno di mantenimento che in adempienza del coniuge a ciò tenuto, poteva proporre istanza al tribunale di residenza per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno dovuto, e poi il Ministero della Giustizia si rivaleva sul coniuge inadempiente per il recupero. Altro aspetto, va bene prevedere non solo la partecipazione, ma anche il superamento con esito favorevole dei percorsi di recupero previsto nel disegno di legge, però si dovrebbe prevedere che il percorso abbia una durata minima,
Ad esempio, nelle nostre realtà locali, sono previsti 10 incontri dalle associazioni operanti, e che soprattutto questo corso, laddove il maltrattante lo possa pagare, lo paghi lui, altrimenti dovrebbe essere a carico dello Stato, però chiaramente con lo stanziamento di fondi adeguati. Ancora, veniamo ad uno dei punti dolenti, secondo me. La specializzazione, il disegno di legge parla di specializzazione dei magistrati, ma per la violenza di genere è fondamentale la formazione, non solo dei magistrati, e quando io parlo dei magistrati, sia di quelli che trattano la materia penale, sia di quelli che si occupano degli affari civili. Infatti non è sopportabile che un giudice civile continui a dire, come è successo a me ieri, che gli eventi del processo penale a carico del marito della mia assistita non gli interessavano. Quindi non solo dei magistrati, dicevo, ma anche degli ausiliari dei giudici, in particolare dei CTU, che continuano ad applicare protocolli che ignorano la Convenzione di Istanbul, delle forze dell'ordine e soprattutto dei servizi sociali, che specie nei nostri territori non sanno cos'è la violenza di genere. Sono intrisi dai valori della cultura patriarcale, non tutelano neppure i minori, per tutelare il padre, non tutelano neppure i minori a loro affidati. Tutti i soggetti chiamati ad interfacciarsi con la violenza di genere, secondo noi, dovrebbero seguire obbligatoriamente e periodicamente corsi di formazione, di sensibilizzazione e di verifica delle loro capacità professionali e, lasciatemi dire, anche umane. Concludo, oltre le leggi, oltre i processi e le pene più severe, oltre ai percorsi di sostegno per le vittime, oltre ai centri antiviolenza, le case di accoglienza, gli enti per il recupero per le vittime, degli uomini, per il recupero degli uomini maltrattanti, tutte cose preziose che intervengono però a misfatto avvenuto, occorre intervenire prima sull'educazione, sulla cultura, sul linguaggio, sulla politica. Il problema, infatti, è innanzitutto culturale, come è stato già detto, ma non serve solo ripeterlo, bisogna agire. Spazio Donna, oltre ad offrire un aiuto, consulenza ed assistenza alle donne, nel contempo da anni svolge un capillare lavoro di informazione e prevenzione, non solo a Salerno in provincia, ma anche su tutto il territorio nazionale, partecipando ad iniziative e ad incontri organizzati in tutta Italia da diverse realtà locali, politiche e sociali. Soprattutto noi andiamo nelle scuole, ed oltre nelle scuole, nei tribunali, nelle carceri, perché è importante cominciare perché solo così è possibile fare una reale prevenzione. I nostri interventi formativi ed informativi sono affiancati dalla testimonianza di una donna vittima di violenza, una delle prime donne acidate, passatemi il termine anche se io lo odio, Filomena Lamberti, che ha voluto testimoniare il suo inferno e continua a farlo in aiuto alle altre donne in pericolo, per evitare che le altre facciano i suoi medesimi errori. La sua storia è contenuta in un libro, non a caso intitolato Un'altra vita, un libro militante e corale, oggi alla sua quarta edizione. Lo hanno letto oltre 5.000 Avvocata, però mi persone e scusi questo lo dico. se riesce a No. sintetizzare, perché se si dilunga sul libro è la fine, già abbiamo superato il tempo. Se viene un attimo invece ai Finisco, punti è fondamentali finito. del suo intervento, così poi si Perfetto. chiude. Grazie. Perfetto. Allora, la testimonianza delle donne vittime di violenza infatti è fondamentale,
in questi incontri di prevenzione e di informazione, in quanto dimostra che è possibile vivere un'altra vita e perché converge nell'impegno sociale e politico per una società diversa, giusta, amorevole, a misura di donne e di uomini. Questo è il lavoro che continuiamo a fare e con impegno e con convinzione. Grazie. Oh, grazie a lei, avvocata. Grazie. E ora do la parola all'avvocata Rossella, avvocata, dottoressa Rossella. Avvocata, grazie. Avvocata Rossella Mariuz. Mariuz. Mariuz, dell'Associazione UDI, Unione Donne in Italia. In Italia, prego, sì. A lei la parola, avvocata. Dunque, io rappresento UDI Nazionale e sono l'avvocata Rossella Mariuz di Bologna. E sono vicepresidente di UDI Bologna e sono vicepresidente anche del coordinamento regionale dei centri antiviolenza dell'Emilia Romagna. Dunque, questa proposta di legge effettivamente ha uno stampo, diciamo, un'impronta più organizzativa degli uffici giudiziari che di tutela delle vittime. Infatti si occupa, insomma, della revoca, di che cosa deve fare il procuratore della Repubblica, che tra l'altro può, con provvedimento motivato, e quindi è una discrezionalità, è una facoltà allo Stato, e diciamo che la questione dei 3 giorni è un problema che è stato discusso sin dalla nascita, sin dall'emissione della norma, è stato discusso da tutta l'ala, diciamo, delle organizzazioni femminili e femministe sul territorio italiano e dei centri antiviolenza, dalle varie organizzazioni, e qui si ripropone sempre con lo stesso tenore. Allora, sentire una donna nei 3 giorni significa sentirla quando probabilmente è ancora in grave difficoltà per il momento che sta vivendo di rottura, no, da un precedente stile di vita, se così si può dire, alla ricerca della consapevolezza che è una vittima di violenza. Allora, molte volte questa donna può anche portare dei postumi. Noi notiamo che spesso le donne che subiscono violenza dimostrano anche un disturbo post-traumatico da stress. Quindi qui si ripropone tutto il tema della formazione. Vogliamo davvero sentirle nei 3 giorni? Gli operatori devono essere assolutamente formati per capire il fenomeno e per sapere che la donna in quel momento può anche dimostrare, non so, alcune reticenze, può dimostrare, insomma, delle difficoltà ad esprimersi, a raccontare la violenza, a fare la narrazione di ciò che le è capitato, e non può essere assolutamente sentita da operatori che non siano formati e che non comprendano questo fenomeno. Allora, io voglio fare solo un piccolo esempio senza fare nomi. Noi alla Procura di Bologna abbiamo una procuratrice aggiunta bravissima, molto molto ferrata in tutte le questioni di leggi che riguardano la violenza di genere, ma sul punto dell'audizione delle donne nei 3 giorni, che a volte sono reticenti, che a volte qualcuna si tira anche indietro, qualcuna non è pronta ancora, non comprende il fenomeno, dice: ah, poi ci mettono in difficoltà, noi facciamo tanto in Procura Bologna, ma poi ci mettono in difficoltà le stesse donne. Quindi il problema è che se vogliamo mantenere questi 3 giorni, si ripropone assolutamente tutto il discorso della formazione. Gli operatori debbono essere formati, debbono sapere che la donna in quel momento è in gravissima difficoltà e può anche non dare i risultati sperati, non può anche avere grosse difficoltà sulla narrazione della violenza, proprio perché è traumatizzata
esce da una fase che è una fase della sua vita dove è stata vittimizzata pesantemente, e quindi bisogna comprendere e bisogna saper gestire questa situazione senza svalutare, senza rivittimizzare e fare una vittimizzazione secondaria. Quindi non può esistere il termine dei 3 giorni senza formazione, senza applicazione di risorse, e parlo di copertura finanziaria, e quindi senza la valutazione del rischio. Perché nei 3 giorni non facciamo anche la valutazione del rischio? Nella procura a Bologna ci sono le linee guida dove effettivamente questa bravissima procuratrice aggiunta ha obbligato le forze dell'ordine che vengono delegate dai pubblici ministeri per le indagini nei casi appunto dei reati di violenza di genere domestica, li ha obbligati a compilare il modello SARA, la scheda SARA, e quindi noi troviamo la valutazione del rischio fatta dentro al fascicolo e deve essere fatta subito, nei 3 giorni. Quindi la valutazione del rischio è importantissima. La formazione degli operatori, specialmente nel discorso dell'audizione nei 3 giorni, è importantissima. Poi, come hanno detto anche delle altre relatrici precedenti, sarebbe molto importante che effettivamente, se vogliamo migliorare questo disegno di legge, fosse la richiesta della parte offesa o del difensore della parte offesa ad attivare la revoca del procuratore nel caso in cui non fosse stata prevista, effettuata l'audizione della donna nei 3 giorni. Allora, quello che, e qui chiudo perché tanto voglio dire, le altre cose sono già state dette abbondantemente da tutte le mie precedenti colleghe, importantissima la capillarità della formazione, magistrati, le forze dell'ordine debbono essere formate. Bisogna stare attenti anche perché negli uffici delle forze dell'ordine avviene spesso un avvicendamento di personale nuovo, e quindi la formazione deve essere aggetto continuo, con applicazione di risorse per i corsi, specialmente poi i corsi devono prevedere anche l'intervento dei centri antiviolenza, che sono qualificati, sono specializzati proprio nella materia, e altre professionalità ovviamente oltre alle avvocate, e, insomma, le avvocate, le operatrici, eccetera eccetera. Grazie. La ringrazio, avvocata. Bene, ora passiamo alle deputate e ai deputati collegati o presenti. C'era poc'anzi l'onorevole Varchi. Mentre Presidente, vorrei intervenire, non riesco ad alzare il dito, mi scusi. Bene, c'è appunto l'onorevole Ascari, e non so se anche l'onorevole Bisa e l'onorevole Palombi vogliono poi prendere la parola. Prego, onorevole Ascari, a lei le domande. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto io partirei con un ringraziamento. Veramente grazie per gli importantissimi contributi che sono stati dati alla Commissione Giustizia, contributi che devono essere trasformati sulla base dei suggerimenti che sono stati dati in emendamenti per integrare la proposta di legge, e l'invito ovviamente che faccio alle audite è proprio di, se possibile, mandarci questi contributi scritti, in modo proprio da ascoltare chi tutti i giorni si occupa di contrasto della violenza di genere e soprattutto all'ascolto delle vittime di violenza, in modo da poter veramente dare un contributo anche noi come legislatori
concreto e reale nel miglioramento della tutela. Io ringrazio soprattutto perché si è parlato più volte della Convenzione di Istanbul, si è parlato di formazione, di specializzazione di tutti gli operatori che sono colonne portanti, che si è parlato di sottostima, sottovalutazione, ovviamente quando si tratta o si parla con vittime, donne vittime di violenza. E quello che voglio fare come invito a raccogliere un altro importante suggerimento è che se si vuole intervenire, si deve intervenire in modo organico, non a spot, ma in modo organico per dare una disciplina il più possibile completa e diciamo ricca di suggerimenti. Io l'invito che faccio appunto è di avere i contributi, veramente grazie di questi importanti suggerimenti e ovviamente a breve verrà analizzato il disegno di legge governativo e quindi anche su quello sarà fondamentale il vostro contributo per integrare il più possibile tutte quelle norme che vadano a essere realmente applicate e a tutela delle vittime che denunciano violenza. Quindi ancora grazie e accoglieremo, dobbiamo accogliere questi importanti suggerimenti che avete dato. Grazie. Bene, grazie onorevole. Non so se l'onorevole Bisa, l'onorevole Palombi hanno domande. L'onorevole Varchi. Bene, allora qualche domanda la pongo io in verità. Allora, la prima domanda che vi pongo è: la legge prevede l'assunzione delle informazioni nei 3 giorni. Perché lo prevede? Perché una cosa è la denuncia querela, una cosa invece è sentire direttamente, personalmente, colei che ha subito violenza o comunque si trova ad essere protagonista in questa vicenda. Appare fin troppo evidente che una misura cautelare un magistrato non la può emettere se non vede e non sente la persona che ha denunciato. Quindi, diciamo, innanzitutto, la domanda riguarda un po' tutte voi, avvocate che avete l'avvocato La Scala, però credo che su questo non è intervenuto, tutte voi avvocate che avete posto il tema del rischio di acquisire informazioni che non corrispondono perché in quel momento la donna subisce e quindi è condizionata nel riferire. Sì, ma come si ovvia un rischio di questo tipo e come pensate che un magistrato possa intervenire con una misura cautelare laddove non ha visto e sentito la persona che è autrice della denuncia querela? Primo. Secondo, siete tutte d'accordo che occorrerebbe anche una formazione scolastica? Quando parlate di specializzazione di giudici e magistrati, naturalmente il PM, e polizia giudiziaria, pensate a qualcosa di specifico, a un percorso che devono compiere, ma su quali basi secondo voi? Perché la specializzazione oggi comunque nella pluralità di uffici c'è e che è una specializzazione che probabilmente non corrisponde alle esigenze. Allora avreste anche voi dei percorsi da suggerire e che potrebbero essere tradotti in una norma di legge? E l'altro punto che vorrei porvi è: in che modo si potrebbe costringere il giudice civile a tener conto di quel che avviene nel penale? Perché è grave che un giudice civile dica a me non interessa quel che è di competenza del giudice penale. È evidente che ciascun giudice deve sapere quel che avviene anche dall'altro lato, perché la giustizia è unica e deve guardare la persona e le vicende che subisce. E ancora, va inserito secondo voi tutti nell'ambito dell'elenco dei fatti ai quali applicare la norma, anche l'omesso versamento, omesso mantenimento, che pure è un momento particolarmente significativo proprio in conseguenza della soggezione economica che anch'essa è strumento di violenza.
ne avrei anche altre, però vorrei fermarmi per non, come dire, subissarvi di domande. Per la verità siete state molto stimolanti, avvocate, e questo mi fa comprendere che certamente nella pratica non si attua quel che nella teoria si pensa avvenga, e quindi è evidente che la legge deve porre degli argini. La legge fondamentalmente voleva porre il magistrato nell'obbligo, nella doverosità di sentirla, proprio in conseguenza delle misure che devono essere adottate con urgenza. Quel che abbiamo visto proprio recentemente è la conseguenza di una probabilmente omessa applicazione seria, rigorosa e rapida delle norme di legge. Ecco, quindi questa era la finalità, ma è evidente che voi ponete tante altre questioni che sono di grande importanza. A voi la parola nell'ordine in cui siete intervenuti, tenendo conto che le risposte però dovrebbero essere quasi telegrafiche, perché io probabilmente ho perso più tempo di tutti voi insieme. Grazie. Grazie. Dunque, sarò brevissima. Riguardo all'ascolto della persona offesa da parte del pubblico ministero per emettere la misura cautelare, io ho premesso che se la, come si sono verificati dei casi, perché esiste la polizia giudiziaria, laddove quella querela è circostanziata, precisa, presenta ha fatto tutte le indagini e presenta anche le indicazioni delle persone informate sui fatti, capire, verificare i presupposti della misura cautelare, quindi il rischio per la persona offesa, se è stata già fatta dalla polizia giudiziaria, è inutile, avviamo immediatamente la richiesta di misura cautelare, perché dobbiamo aspettare, attendere che il PM veda la persona offesa, ma vi è di più, magari nei casi in cui la veda, ma è impossibile attualmente, è difficile solo nelle piccole procure. Voi pensavate a una denuncia presentata alla polizia, non certo, scritta dall'avvocato? No, stavamo parlando di denuncia, querela fatta dalla donna alla polizia, questo è importante, questo è fondamentale. Allora, perché è quello che capita, perché le donne chiedono aiuto, non vanno dall'avvocato a fare la querela per chiedere aiuto, vanno in un centro antiviolenza, vanno ai servizi sociali perché denunciano quella situazione e quindi dovrebbero i servizi sociali fare una segnalazione, o vanno dalle forze dell'ordine se sono in una situazione, come avviene molto spesso, di rischio. Allora, sarebbe, è proprio, devo dire, difficilissimo, solo nelle piccole procure potremmo avere tanti procuratori che sono disponibili, ed avviene, e nelle piccole procure avviene, ma in procure grandi a sentire tutte, dopo aspettare queste, di sentire ulteriormente la persona offesa, la vedo veramente diciamo impossibile, è a discapito della protezione immediata della vittima, per cui se Avvocato, ci troviamo continuo specializzazione specifica. Allora, l'articolo 5 della legge 69 del 2019 ha previsto la formazione obbligatoria per le forze dell'ordine, ma non ha investito soldi, per cui la forze dell'ordine, che io faccio formazione alla scuola di Velletri, quella, ma è chiaro che è necessaria prevedere la specializzazione, perché la violenza di genere, che cos'è la specializzazione, Presidente? La specializzazione riguarda tutta la conoscenza di quelle che sono le norme di diritto internazionali. Parlo delle norme della SIDAO, che è legge ratificata dall'Italia, parlo della Convenzione di Istanbul, che danno proprio la specifica conoscenza di quelle che sono le cause di questa violenza,
che è un fenomeno che sappiamo che purtroppo colpisce anche i giovani. E allora lavorare, noi siamo in un ordinamento integrato, lavorare sulla specializzazione della conoscenza dell'ordinamento internazionale applicabile nella nostra è fondamentale, perché devi conoscere il contesto, le cause che lo comportano. Giudice civile, ma com'è possibile che un giudice civile, come fa a dire che non gli interessa il penale? C'è stata adesso la riforma Cartabia, prima con la legge 69, l'articolo 64 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale già obbligava, quindi fino dal 2019, a inviare gli atti del penale al civile. Attualmente c'è la riforma Cartabia sulle allegazioni, quindi ecco la mancanza di specializzazione. Presidente, che le devo dire? L'omesso versamento va benissimo, ma deve incontrare la persona offesa per sapere dell'omesso versamento. Già la legge prevede la possibilità per il giudice di fare accertamenti immediati sul reddito di quella persona e verificarlo, perché cioè, non è che deve aspettare, anche perché questo rallenta. Un'altra cosa riguardo alla violenza economica, lei aveva i dati sono fondamentali, quelli che abbiamo richiesto. Se dobbiamo raccogliere i dati riguardo alla mancata assunzione di informazione, che a nostro parere rallenta, investiamo prima, evitiamo questa doppia ascolto. Ma detto questo, no, voglio dire, i dati sulla misura cautelare, Presidente. La misura cautelare, il 282 bis, ultimo comma, prevede che il magistrato, il giudice, possa applicare questa misura dell'ordine di allontanamento anche prevedendo il versamento periodico alla donna e ai figli quando risulta che quella donna non ha reddito. Le leggi le abbiamo, non vengono applicate perché per sottovalutazione della gravità, per la non conoscenza, per la mancata specializzazione, perché se tu applichi una misura cautelare e non l'applichi fino in fondo, come adesso, questa norma è prevista dal 2001, eppure il problema resta, non i magistrati non applicano anche se richiesto da noi avvocate. Qual è il motivo? Ecco, è la non conoscenza della gravità dei fatti, perché la violenza economica comporta dipendenza e quindi comporta difficoltà di uscire ancora di Grazie. Più. Grazie. Se volete aggiungere qualcosa, intervenite, però mi raccomando, non siate così telegrafiche, giusto per far comprendere. Grazie. Presidente, anche se sono intervenuta successivamente, ben oltre l'intervento della collega Teresa Manente, posso rispondere molto brevemente, perché poi io mi devo allontanare e resterà con voi la collega Francesca Garisto. Rispondo molto brevemente perché c'è una relazione della Procura Generale della Corte di Cassazione del 3 maggio del 2023, intitolata Orientamenti in materia di violenza di genere, che porta molte delle risposte alle domande che lei ha posto e sono estremamente interessanti. Una su tutte riguarda proprio l'audizione della persona offesa. Non torno su tutto quanto ha già detto la collega, ma c'è un punto fondamentale che ci è stato segnalato già dal Grevio. L'intera indagine non può essere sulle spalle della testimonianza della donna. Ora, ci deve essere una indagine a 360 gradi e proprio in queste linee guida, in questi orientamenti della Procura Generale della Corte di Cassazione se ne dà atto. E quindi è vero, sentiamo la donna per fare una prima valutazione del rischio, ma raccogliamo anche tutto il contesto, e quel contesto non emerge solo dalla dichiarazione della donna,
che può essere fragile, che può essere ritrattata, che può essere anche in un momento sbagliato. Questa è la risposta. La seconda risposta, e poi mi richiamo a tutto il resto, riguarda la domanda che lei ha fatto, ma com'è possibile applicare una misura cautelare senza sentire le donne? Ma come funziona negli altri casi? No, che gli spaccini vengono sentiti uno per uno, che vengono visti, no, sono relazioni che vengono mandate dalla polizia giudiziaria. E questo è, non è... Mi spiace, non è così, ho fatto il pubblico ministero tanti anni, assolutamente non è così. Comunque, prego. Sì, chiedo scusa, finisco solo, non c'è una... cioè non è limitato alla persona offesa, non è l'unico soggetto, non è l'unico elemento di prova. E in, nel senso delle, della necessità di altre indagini, ripeto, ne fanno un elenco, secondo me, sufficiente ed esaustivo proprio la Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Chiedo scusa per l'inversione della, della prova. Siamo già in... Chiedo scusa per l'inversione. Anzi, grazie. E lascio la collega Francesca Garisto. Avvocata, grazie. Lo dico a lei che si sta scollegando, e così come lo dico a tutte le altre avvocate, mi raccomando, fate arrivare un contributo scritto, è fondamentale per tutti coloro che non hanno partecipato, poi vanno a leggere e è difficile poi prendere le vostre, devo dire, grandissimi e importantissimi contributi dalla viva voce, mentre un contributo scritto è fondamentale. Prego. Presidente, scusi, volevo solo intervenire su un aspetto. Sul lavoro di informazione e prevenzione nelle scuole, perché noi ci teniamo molto a sottolineare l'importanza e tra l'altro sono stata anche molto contenta quando nella conferenza stampa tenuta tra gli altri dai ministri Nordio e Roccella si è molto anche sottolineato l'importanza di questo aspetto dell'andare nelle scuole. Il ministro Nordio ha parlato anche di andare nelle carceri, cosa che noi stiamo già facendo da anni. Perché, guardi, glielo dico, noi nelle scuole ci stiamo andando dal 2015, cominciamo con un progetto del comune, nelle scuole per esempio proponiamo ai dirigenti anche la somministrazione di un questionario, chiaramente fatto con tutti i crismi, con tutti i criteri fatti da persone competenti, diciamo che è un questionario in forma anonima, perché è un modo anche di, dopo aver fatto il nostro intervento, la testimonianza, perché è fondamentale per esempio che i ragazzi sentano l'esperienza di una donna che ha subito la violenza sulla sua pelle. Perché una cosa che ne parlo io, una cosa che ne parla una donna vittima di violenza, ha tutto un altro impatto. Noi abbiamo fatto incontri, in realtà anche molto complesse e difficili, Salerno e la provincia di Salerno e l'Agro Nocerino Sarnese. Abbiamo fatto incontri con 800 ragazzi nelle palestre, però le assicuro che non si sentiva volare una mosca, come diciamo dalle nostre parti. E questo è fondamentale. E tra l'altro io veramente sto pensando che sarebbe importante che fosse previsto proprio un intervento a livello legislativo su in materia di prevenzione e di informazione che riguardi le scuole, così come si è fatto in altre materie. Grazie. Presidente, posso? Posso? Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, per il primo punto sulla custodia cautelare, io concordo con lei, una misura cautelare esclusivamente sulla base di una denuncia, querela è un po' pochino, salvo ovviamente i casi di flagranza, e lì è evidente il discorso. E ritengo un attimino da valutare bene la distinzione tra una querela fatta direttamente innanzi alla PG e una fatta dal difensore, perché se facciamo questa scelta diamo una valenza giuridica diversa, come se ci fosse una querela di serie A, una querela di serie B. E questo, diciamo, bisognerebbe valutarlo con molta attenzione, perché l'avvocato comunque nel descrivere la dinamica dei fatti non se l'è inventato,
e l'ha detto la vittima, che comunque la rilegge, che comunque la sottoscrive innanzi alla polizia giudiziaria quando verrà presentata, e potrebbe sempre dire se qualcosa non è chiaro. Quindi su questo sarei cauto. Concordo invece che è opportuno trovare altri riscontri e non basarsi esclusivamente sulla dichiarazione della persona offesa, salvo, ripeto, i casi evidenti. Ma come dico sempre, le norme vanno fatte sui casi difficili, sui casi facili è già la soluzione pronta. Purtroppo la devo, devo invitarla a essere sinteticissimo, perché abbiamo già sforato di nuovo. Per le scuole io chiedo che si faccia la stessa legge che fu fatta per il cyberbullismo, come ho detto prima, decreto legislativo del maggio 71, l'obbligatorietà della formazione nelle scuole, ritengo un passo fondamentale da questo punto di vista. Per la specializzazione, quello che abbiamo fatto per anni con l'associazione di cui ero presidente, Penelope, che si occupa delle persone scomparse. Noi siamo andati nelle questure più grandi, Milano, Roma, e abbiamo fatto con l'aiuto del Ministero corsi di formazione specifici, analizzando le norme e le prassi operative. Quindi credo molto anche in questo aspetto. Grazie. Grazie a lei, avvocato. Prego, finalmente lei la parola. Presidente, io intervengo solo sulla prima domanda che ci è stata rivolta, perché mi preme questo: i tre giorni per l'obbligo da parte del pubblico ministero di sentire la persona offesa. L'articolo è già presente nel codice, quindi non si discute se è corretto o meno il termine dei tre giorni, eccetera. Il problema era della vocazione delle indagini da parte del pubblico ministero. Io ritengo che sia fondamentale che il pubblico ministero senta la persona offesa personalmente, neanche delegando l'autorità di PG, e che l'audizione della persona offesa sia un contributo fondamentale a distanza di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, quindi indagini freschissime, per l'applicazione della misura cautelare e anche del tipo di misura cautelare da applicare nei confronti dell'indagato. Io ritengo che il coordinamento vada fatto fra il 362 primo comma ter e il 362 primo comma bis, dove si dice che il pubblico ministero, nel caso dei reati previsti dal 351, può affiancare ad una persona vulnerabile, che viene individuata vulnerabile, uno psicologo. Ora le faccio questo esempio. Mi sono interessata di un caso in cui le forze di PG chiedevano ad una persona offesa per stalking se si reputava persona vulnerabile o meno. Ora all'occhio di una non esperta sembrava palesemente vulnerabile la ragazza ha risposto di no, e non le è stato affiancato lo psicologo. L'intervento nei confronti della persona offesa va fatto di comune accordo fra persone competenti, pubblico ministero ed uno psicologo. Grazie, prego a lei, avvocata. Dunque, io voglio far presente che c'è già la realtà dei pool specializzati nelle procure, sono dei magistrati che si occupano di alcune materie, tra le quali la violenza di genere. Non si occupano solo di violenza di genere, ma hanno comunque questa specie di delega. Ma il problema è che sì, si occupano solo di quei fascicoli, ma non hanno la formazione comunque teorica, nel senso che non hanno seguito i corsi, non hanno l'impostazione necessaria per poter comprendere il fenomeno in modo complessivo, no? Perché si occupano solo dell'applicazione delle stesse norme e, per carità, emettono molte, porto sempre l'esempio della Procura di Bologna, dove hanno lavorato tantissimo, dove hanno fatto tantissime cose ottime, dove sono triplicati i casi di emissione di misura cautelare negli ultimi anni. Perché? Perché c'è più attenzione, ma comunque si nota nei magistrati, pur addetti a questo pool, e quindi sono sempre loro che si occupano degli stessi casi di violenza di genere, si nota che non c'è comunque la comprensione del fenomeno complessivo. Quindi in realtà dovrebbero essere formati dei pool, ma dovrebbero anche avere una specie di formazione obbligatoria, cioè di avere delle ore attribuite proprio alla conoscenza del fenomeno mediante l'organizzazione di corsi specifici per i professionisti, dati da professionisti del settore.
più o meno la stessa cosa che accade per i CTU. Adesso i CTU che si occupano di violenza anche in ambito civile debbono aver fatto delle certe ore di specializzazione, debbono mostrare master, diplomi, eccetera, eccetera, e sono iscritti nelle liste dei CTU specializzati per la violenza. Quindi adesso non proprio allo stesso modo, però anche i magistrati che costituiti in pool specializzati per dovrebbero aver seguito dei corsi e dimostrare di avere un monte ore specifico per potersi occupare, ma solo per capire il fenomeno in modo complessivo, perché magari sono bravi, volenterosi, ma non hanno la comprensione. Poi il coordinamento civile penale sì, è assolutamente necessario, adesso la Cartabia lo prevede, e anche qua però ci sono dei giudici che sono un po', a nostro avviso, bravissimi, però sono un po' a questo impatto, no? Di dover coordinarsi col penale, di dover assumere la violenza come fattore di rischio anche nei procedimenti civili, per emettere le sentenze, per emettere i provvedimenti, c'è ancora un po' anche lì ci vorrebbero dei corsi di formazione per far capire che cos'è complessivamente il fenomeno. Grazie. Perché sono, pure sapendo che lo debbono fare, però io mi ritrovo ad esempio nelle fissazioni delle udienze civili, gli stessi moduli per le fissazioni delle udienze ordinarie, dove c'è ancora l'invio in mediazione, quando nei casi di violenza l'invio alla mediazione è assolutamente vietata. Quindi lì significa che ancora non si è entrati proprio nell'ottica di dare una corsia assolutamente diversa. Grazie, anche questo se lo inserisce nell'ambito del contributo scritto, che sono momenti fondamentali anche per diffondere, no, delle buone prassi che siano in fondo delle regole rigorose che bisogna rispettare, questo è fondamentale. Io vi ringrazio perché avete fatto degli interventi eccellenti, grazie a tutti loro, e ci aiuterete sicuramente a tentare di emendare anche la legge attraverso indicazioni come quelle che avete dato. Grazie. Buon lavoro. Grazie a te. Io ce l'ho il tuo telefono perché una volta sei venuta a Bologna, sì, a fare giorno reca audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente la proposta di legge Camera 1135 approvata dal Senato recante modifica al decreto legislativo 20 febbraio 2006 numero 106 concernente i poteri del Procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 372 comma 1 ter del Codice di Procedura Penale in materia di assunzione di informazioni alle vittime di violenza domestica e di genere. Quindi oggi in questa seconda sessione abbiamo le audizioni informali della dottoressa Paola Di Nicola Travaglini, consigliere della Corte di Cassazione, del dottor Francesco Menditto, procuratore presso il Tribunale di Tivoli, del dottor Fabio Roia, presidente facente funzione del Tribunale di Milano,
della dottoressa Lucia Russo, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Bologna, la dottoressa Elisabetta Canevini e il dottor Aldo Morgigni, componenti della Giunta Esecutiva Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Pregherei gli audenti, di contenere il loro intervento in, io direi, meno di 10 minuti, 8 minuti cortesemente, era previsto 10, ma ci siamo talmente prolungati prima, per cui voi che avete proprio una facoltà di sintesi innata, è evidente che ci rappresenterete tutto anche in questo tempo. E do immediatamente la parola alla dottoressa Paola Di Nicola Travaglini, consigliere della Corte di Cassazione. E allora, se vi è l'accordo fra le parti, naturalmente. Bene, allora, dottor Francesco Menditto, procuratore presso il Tribunale di Tivoli, naturalmente. Sì. Grazie, a lei la parola, prego. Grazie Presidente, grazie componenti della Commissione, cercherò di essere velocissimo, poi se vorrà la Commissione lunedì depositerò una relazione. D'accordo sulla ratio del disegno di legge, che sostanzialmente dice più protezione e più protezione rapida alle donne, quindi assolutamente d'accordo. Mi è chiaro il limite del disegno di legge, quindi è inutile parlare di tutto ciò che è necessario in questa materia, ci sono altri disegni di legge che stanno viaggiando. Un piccolo flash me lo dovete consentire, poi interverrà la consigliera Di Nicola, rispetto al fatto che questo disegno di legge si calibra solo sul pubblico ministero. Il tema della violenza di genere, il contrasto alla violenza di genere, è molto più ampio e il giudice è fondamentale. Io vi posso dare solo un dato, abbiamo verificato 500 sentenze del Tribunale di Tivoli, quanto più la sentenza è vicina al commesso fatto, tanto più aumentano le condanne. Questo vuol dire che il tempo lavora per una... più tempo passa, più le donne ritrattano, ridimensionano e non hanno fiducia nello Stato. Quindi, per favore, nei prossimi disegni di legge tenete conto che bisogna intervenire sulla fase giudicante, se no non andiamo, secondo me, non andiamo abbastanza avanti. Io parlo sulla base dell'esperienza della Procura di Tivoli, una procura con 600.000 abitanti, 11 pubblici ministeri, 5 si occupano come specializzazione del contrasto alla violenza di genere. La nostra esperienza è positiva perché le notizie di reato in 4 anni sono raddoppiate, quindi vuol dire che abbiamo creato, lo dice il rapporto del Grevio, che come sapete è l'organismo che monitora l'applicazione della Convenzione di Istanbul, vuol dire che siamo riusciti a dare un po' più di fiducia. Se normalmente denuncia una donna su 10, forse da noi sono 2 su 10, e già così è complicato per noi andare avanti. La scelta della Procura è stata di investire risorse, creare una rete e dare un numero di pubblici ministeri adeguati, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Scusate il mio modo molto semplice di parlare, perché io posso prevedere come procuratore quello che voglio, ma sono io che decido sulle risorse. Se non do le risorse e se non dico alla polizia giudiziaria cosa fare, non raggiungerò nessun obiettivo. Perché sono state date molte risorse in questo settore? Semplicemente perché abbiamo verificato la tipologia di reati, e sono tutti reati di fascia A, per intenderci quelli di maggiore gravità, che hanno un maggiore impatto quindi anche sulla persona offesa, e sono i reati che richiedono un gran numero di misure cautelari. Misure cautelari significa un grande impegno del pubblico ministero, senza risorse non si va da nessuna parte. La scelta delle risorse è ovviamente della Procura della Repubblica, per esempio noi applichiamo sempre il braccialetto elettronico, sapete che c'è molta polemica su questo, ma da allora non abbiamo più violazioni al divieto di avvicinamento. Termine dei 3 giorni, noi lo rispettiamo, io penso che tutta Italia cerchi di rispettarlo, io ho fatto dei calcoli, voi pensate, io sarò molto franco, il Presidente mi conosce e anche altri mi conoscono, voi continuate a dire che il pubblico ministero magistrato debba sentire la donna nei tre giorni, è impossibile. Io ho fatto i calcoli, io do 5 pubblici ministeri, se tutti i pubblici ministeri dovessero sentire personalmente le donne, starebbero il 50% del tempo sarebbe esaurito ad ascoltare, un'audizione di una donna porta via 2-3 ore, quindi non è materialmente importante. Cosa fanno i pubblici ministeri? Delegano la polizia giudiziaria. Ok, questo lo dovete sapere con molta franchezza, e così si rispettano i 3 giorni, altrimenti non è possibile. Noi abbiamo creato un sistema ovviamente per far sì che la polizia giudiziaria delegata
chieda esattamente quello che interessa al pubblico ministero, perché noi possiamo sentirla in un giorno, tre giorni, sei giorni, otto giorni, ma se non raccogliamo le informazioni giuste che servono al pubblico ministero per decidere se chiedere protezione o meno, abbiamo perso solo tempo. Anche dopo 24 ore non ci serve a nulla quell'audizione, e quindi vengono fatte delle domande molto specifiche che servono al pubblico ministero per decidere. E allora vado subito velocemente alla conclusione, forse sarò troppo rapido in questo. Direi questo, questa legge ha una ratio assolutamente condivisibile. Secondo me l'obiettivo è raggiunto in un modo non adeguato, perché si scarica sul sostituto procuratore che non rispetta il termine dei tre giorni la revoca della delega e quindi l'intervento del procuratore della Repubblica. Si prevede che sia facoltativa questa revoca. Allora io vi dico che già oggi il procuratore della Repubblica, che è il responsabile dell'esercizio dell'azione penale, chi ha le risorse può decidere come attivare le risorse e consentire o non consentire al pubblico ministero di rispettare i tre giorni, già oggi ha il potere di revoca, quindi non ci dite niente di più di quello che possiamo fare. Ve lo dico, ve lo assicuro, prevedete solo un sistema leggermente più celere rispetto alle impugnazioni, invece che 10 giorni il singolo PM a 3 giorni, quindi non ci dite niente di più. E vi aggiungo, ci dite anche che è facoltativo, non è neanche obbligatorio. Ma dove voglio arrivare? Io credo che se voi volete come dire, dare una mano e lanciare un segnale molto chiaro alle procure della Repubblica e un po' al Paese, dovete responsabilizzare voi, stabilire un criterio di priorità chiaro e porlo a carico di chi può farlo rispettare, cioè il procuratore della Repubblica. Tradotto, voi sapete che esistono dei criteri di priorità, oggi li avete introdotti con la riforma Cartabia anche nell'articolo 3 bis disposizioni attuazione, sono demandate al procuratore della Repubblica che deve approvare un progetto organizzativo che poi sarà approvato dal CSM, e prevedete che c'è una certa modalità di stabilire i criteri di priorità. Assumetevi la responsabilità e scrivete, io vi ho già preparato il testo se volete, per dire che priorità assoluta hanno i reati in materia di violenza di genere. Ce lo dice il legislatore, il procuratore a questo punto lo deve rispettare, e a questo punto ben vengano tutte le altre cose, ivi compresa la segnalazione del mancato rispetto, perché sarà il procuratore che non ha rispettato se stesso e lo segnerà al procuratore generale, con una piccola aggiunta, e ho finito Presidente, sono 6 minuti e mezzo, nella comunicazione al procuratore generale del mancato rispetto, che il procuratore della Repubblica dica perché non l'ha rispettato, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Dottore, grazie. Lei ha detto che aveva predisposto anche... Lo farò avere lunedì, la relazione... Nota, con... Benissimo. Anche sul suggerimento che si può avere e che bisognerebbe forse raccogliere. Allora, adesso la parola alla consigliera Paola Di Nicola Travaglini, consigliera della Corte di Cassazione. Prego, a lei la parola. Buongiorno, grazie per questa possibilità. Dunque, io partirei dal fatto che questo disegno di legge è parziale, continua a mantenere ferma l'attenzione sul ruolo del pubblico ministero, non ha l'ambizione di cui noi invece abbiamo bisogno di concentrare e perfezionare la parte successiva, quella della giurisdizione. Attualmente noi abbiamo donne, lo dico per un'esperienza trentennale nell'attività della giudicante, che nella gran parte non sono difese. Le donne che non sono difese ritrattano, le donne che non sono difese davanti alla polizia giudiziaria, davanti alla quale vengono sentite nei tre giorni, non sono in grado di raccontare, rappresentare, spiegare la violenza che hanno subito. Tante volte rischiano anche attraverso la presenza in questi contesti, che sono contesti difficili, non sono contesti accoglienti, non sono contesti empatici e non sono contesti in cui c'è l'attenzione per l'ascolto della vittima. Quindi in questi casi si rischia che questa audizione avvenuta nei tre giorni, non confortata dall'ausilio di un difensore specializzato, di fronte a soggetti non specializzati, quali ad oggi abbiamo polizia giudiziaria, pubblici ministeri e giudici, si rischia che la fase non sia utilizzata adeguatamente. Due questioni, partendo poi dall'inchiesta sul
della Commissione sul femminicidio, che ha fatto un lavoro puntuale grazie al quale io oggi posso essere qui davanti a voi, visto che il Parlamento e all'unanimità ha approvato queste commissioni e i loro esiti. Prima questione: noi non abbiamo la specializzazione dei magistrati, la specializzazione deve essere obbligatoria. Lo deve stabilire il Parlamento, che noi magistrati, innanzitutto, ma prima ancora le forze di polizia e tutti coloro che nella filiera hanno a che fare con le donne vittime di violenza devono essere specializzati. La specializzazione non c'è, è facoltativa. E tutto ciò che è facoltativo in materia di violenza contro le donne non c'è, perché non c'è la capacità di lettura del fenomeno. Ci tengo a sottolineare che noi andiamo avanti con il delitto di violenza domestica, che come sapete riguarda una donna su tre in Italia e nel mondo, senza una definizione. Abbiamo ancora, Presidente, il codice del 1930 che dà la discrezionalità totale alle forze di polizia, ai pubblici ministeri e giudici di definire cos'è la violenza domestica, grazie a un unico verbo, che è il verbo maltrattare. Per l'associazione di stampo mafioso abbiamo molti commi con un 416 bis che delinea la condotta dell'associazione di stampo mafioso per definire il fenomeno criminale e culturale più complesso che attraversa il nostro sistema in Italia e nel mondo. Abbiamo un unico verbo. Questo vuol dire che la specializzazione, lì dove si fornisce una discrezionalità illimitata, è imposta, perché allora o si definisce la violenza domestica e si delineano gli ambiti, altrimenti ci dovete imporre la specializzazione, perché altrimenti senza la specializzazione non si potrà andare da nessuna parte. Potrete fare tutte le leggi che vorrete, noi continueremo a non applicarle. Seconda questione: l'accelerazione avviene solo nella fase delle indagini. La fase del processo è una fase muta, è una fase nella quale le donne ritrattano, le donne non sono difese, solo le donne difese dai centri antiviolenza o da avvocati super specializzati non ritrattano. Le donne entrano nelle aule terrorizzate, le misure cautelari scadono durante i processi. Quindi la tutela delle donne non c'è nella fase processuale. Come si fa, come si realizza tutto questo? Responsabilizzando i dirigenti degli uffici giudiziari. Francesco Menditto lo ha detto rispetto alle procure, e allora sappiate che mentre le procure hanno dei gruppi specializzati, i tribunali, a partire dagli uffici GIP, non esiste specializzazione. E questo ce lo dice la Commissione d'inchiesta sul femminicidio in un rapporto di cui voi avete ovviamente conoscenza. Quindi non sappiamo e non applichiamo la valutazione del rischio, cioè per applicare una misura cautelare, Presidente, il giudice non sa quali sono i criteri da utilizzare nel decidere se applicare il divieto di avvicinamento, gli arresti domiciliari, applicare il braccialetto elettronico o dare il carcere. È una valutazione del tutto casareccia, non fondata su una formazione specifica degli elementi di rischio. Abbiamo bisogno di corsi di formazione specifici, abbiamo bisogno di corsi obbligatori. Tutti i magistrati che si occupano di violenza contro le donne, anche se non arriveremo alla specializzazione obbligatoria, devono essere costretti, tenuti, obbligati a seguire dei corsi. Non li segue nessuno perché sono facoltativi e ognuno di noi ritiene di avere la formazione adeguata. Ad oggi solo i giudici sono specializzati solo sulle misure di prevenzione, parlo del settore penale. Quindi per contrastare il fenomeno mafioso noi ce li abbiamo i giudici specializzati, la legge è stata scritta, fatta ed ha dato i frutti che voi sapete. Sono al sesto minuto. Ancora, i dirigenti degli uffici giudiziari devono avere l'obbligo di vigilanza. Il Consiglio Superiore della Magistratura deve valutare come vigilano sugli uffici giudiziari. Devono valutare i provvedimenti organizzativi, quante risorse danno a coloro che si occupano di violenza nei confronti delle donne, se la priorità assoluta nei dibattimenti è seguita, se le misure cautelari scadono.
Se vengono applicate le sentenze della Corte Europea per i diritti umani, in cui siamo stati condannati per l'ennesima volta, senza che accada nulla. Non sono, la Convenzione di Istanbul, Presidente, non è neanche citata nei nostri provvedimenti giudiziari e siamo stati il primo paese che l'ha ratificata. Quindi voglio concludere chiedendo anche valutazione, che tutto questo incida sulle valutazioni di professionalità dei magistrati e che venga valutato sotto il profilo della diligenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio, perché siamo, e chiudo veramente, ancora vittime di gravissimi e pregiudizievoli stereotipi nei confronti delle donne, tali da non consentirci di valutare seriamente ed adeguatamente i fatti. Grazie. Bene, la ringrazio, consigliera. E ora do la parola al presidente Fabio Roia, che ringrazio per aver aderito al nostro invito. No, dopo, alla fine, si fanno le domande, prego. Sì. Presidente, prego, la ringrazio. Presidente. Mi chiedeva una giudice, anzi una presidente del mio tribunale che è collegata, la dottoressa Canevini, se poteva intervenire un attimo al mio posto, perché poi deve riprendere udienza. Se fosse possibile, per un breve intervento. Certamente. Allora, do quindi la parola prima alla dottoressa Elisabetta Canevini, che ne ha fatto richiesta. Prego. Vi ringrazio molto e mi scuso per lo scavallamento, ringrazio la Commissione per l'audizione. Io faccio parte di una delle sezioni specializzate nella materia del Tribunale di Milano, ma partecipo all'audizione oggi quale componente della Giunta Esecutiva Centrale, quindi ringrazio di questa anticipazione. Ho sospeso l'udienza, è solo questo il motivo per il quale ho chiesto la cortesia al Presidente Roia, poi proseguirà sui temi di interesse per la Giunta Esecutiva Centrale, per l'ANM, il collega Morgini, che prenderà la parola in seguito. Dico due parole velocemente, appunto, perché mi stanno attendendo in aula. Riprendo il tema toccato dalla collega De Nicola sulla specializzazione che nelle procure della Repubblica e quindi ai fini dell'audizione odierna è sicuramente rilevante, ha già raggiunto l'89%. Concordo con la collega nella segnalazione e questo è un aspetto che riguarda la gestione delle risorse su questo tema. I tribunali hanno una specializzazione non oltre una copertura non superiore al 24% sul territorio nazionale e questo crea un forte calo nella qualità della risposta al problema nel momento in cui una procura specializzata ha lavorato bene, ha lavorato nei tempi che il codice prevede, ha lavorato in coordinamento attento con la rete del territorio e con la polizia giudiziaria, appositamente formato, ormai lo possiamo dire, soprattutto nei grossi centri, di ottima qualità, e poi si arriva a dibattimento con la fatica appunto delle scarse risorse, della scarsa specializzazione, della scarsa preparazione, della difficoltà di rispettare i tempi anche codicisticamente previsti, ma in assenza delle risorse. E esprimo anche la preoccupazione dell'Associazione Nazionale Magistrati sulla prospettiva di trasposizione della competenza collegiale negli uffici GIP per le misure cautelari. Quanto alla norma che stiamo esaminando, l'articolo 362 bis, il punto che pone delle osservazioni da sottolineare è la prospettiva della raccolta dei dati e della finalità di questa raccolta. Ottima la intenzione di tenere sotto controllo il fenomeno e di garantire il più immediato possibile intervento dell'autorità giudiziaria, ma attenzione alla vittimizzazione secondaria innanzitutto, perché come già stato detto un buon esame fatto dalla polizia giudiziaria non richiede una sua ripetizione imminente, e quindi è bene appunto fare bene subito quello che è necessario ed evitare di esporre nuovamente la donna a un esame dettagliato e faticoso proprio dal punto di vista del peso che l'esposizione al processo questo comporta.
ci preoccupa, visto la, come dire, il quadro di prospettive di riforma dell'ordinamento giudiziario, la possibilità di profili di rilievo disciplinare nella valutazione del mancato rispetto dei 3 giorni, oggi ancor più sollecitato con la possibilità di richiamo a sé dell'attività da parte del Procuratore della Repubblica. Lascio al collega Morgini l'approfondimento di questi temi. Vi ringrazio molto, mi scuso per l'abbandono dell'incontro, ma riprendo l'udienza. Grazie ancora a tutti, buongiorno. Grazie a lei, consigliera. La parola al presidente Fabio Roia, riprendendo. Grazie presidente, io la saluto affettuosamente, saluto anche tutti le deputate e i deputati presenti e ringrazio per questa audizione. Io mi soffermerò in particolare sul disegno di legge. Qui si prevede un meccanismo, diciamo, sanzionatorio per una inattività del pubblico ministero, inattività che però non sempre è dovuta. Cerco di spiegarmi meglio. Noi abbiamo una direttiva sovranazionale, la direttiva vittime 2012/29 dell'Unione Europea, la cosiddetta direttiva tutela vittime, che dice esattamente lo opposto rispetto alla norma inserita dal codice rosso dell'obbligo di sentire la donna entro 3 giorni. Quella direttiva dice che laddove c'è una vittima in situazione di vulnerabilità, e una donna vittima di violenza è quasi sempre in situazione di vulnerabilità, l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria deve evitare di sentirla più volte, proprio per evitare il rischio di una vittimizzazione cosiddetta secondaria, anche involontaria. In questo senso, dal punto di vista interpretativo, il Procuratore della Repubblica di Milano aveva emanato una direttiva del 30 luglio 2019, che poi ha dato degli ottimi frutti, dicendo che laddove c'era una denuncia completa, articolata, esaustiva, questo obbligo si doveva ritenere superato da un punto di vista interpretativo dalla norma sovranazionale che, come sappiamo tutti, deve trovare diretta applicazione ai sensi dell'articolo 117 della Carta Costituzionale. E quindi in concreto la donna veniva sentita entro 3 giorni soltanto o qualora il racconto iniziale, la denuncia iniziale era completo e lacunoso e quindi servivano elementi per sviluppare l'attività di indagine del pubblico ministero, anche ovviamente su un piano immediato della protezione. Oppure dovevano essere acquisiti ulteriori elementi per trovare elementi esogeni al racconto della donna di validazione del suo racconto. Al di fuori di questi casi, l'obbligo di sentire la donna, che normalmente per un discorso di risorse e di fattibilità e del precetto normativo veniva delegato a polizia giudiziaria esperta, viene applicato nella quotidianità quando per esempio arriva un referto che attesta lesioni riconducibili in ambito domestico da parte di un incaricato di pubblico servizio o da un pubblico ufficiale, quindi da personale sanitario. In questo caso scatta l'obbligo, la donna viene sentita entro 3 giorni. Allora, io ritengo che questo meccanismo, che è un meccanismo sanzionatorio, sia sostanzialmente, scusate, non voglio essere in alcun modo molto critico, ma inutile per il sistema. Perché la responsabilità del pubblico ministero e del magistrato deve derivare e deriva già adesso, anche se non c'è una sanzione nel caso di omissione. Ma posso dirlo ovviamente per l'esperienza di Milano, da quando è in vigore questa norma, quella introdotta appunto dal Codice Rosso, c'è stata un'emersione di esercizi dell'azione penale notevole. Nel tribunale che io attualmente sto presiedendo come facente funzioni, ho qua i dati, dal 31 ottobre 2021 fino al 31 ottobre 2022 abbiamo celebrato 1711 processi per reati orientati dal genere, quindi sia col rito abbreviato sia con la fase dibattimentale. Mi riferisco a atti persecutori, maltrattamenti contro familiari conviventi e violenza sessuale. Abbiamo verificato, come si diceva prima, che laddove c'è un iato temporale molto lungo fra denuncia e decisione del giudice aumenta il numero di assoluzioni. Ed è per questo motivo sul piano organizzativo che per esempio a Milano abbiamo ampliato da 2 a 3 le sezioni dibattimentali che trattano queste fattispecie, quindi con un abbattimento dei tempi di definizione del procedimento che adesso è mediamente sotto soglia di 1 anno.
Allora, io credo che questo disegno di legge abbia, come dire, uno spirito di sensibilizzazione, ma che da un punto di vista dell'interpretazione nazionale e comunitaria sia un disegno di legge sostanzialmente inutile, anzi che secondo me aggrava il sistema di una serie di adempimenti burocratici e che tende a sanzionare un'attività che non sempre è dovuta, perché ripeto, l'obbligo di sentire la donna deve scattare solo quando vi è una effettiva necessità di fare questa audizione per approfondire il racconto e per fare una valutazione di valutazione ad esposizione del rischio della donna che denuncia e soprattutto per scegliere da un punto di vista della trattazione prioritaria i casi che presentano maggiori criticità sotto il profilo di tutela della vittima. Bene, Presidente, la ringrazio. State ancora in collegamento perché fra un po' ci saranno delle domande da parte delle deputate e dei deputati presenti o collegati. Do quindi la parola alla dottoressa Lucia Russo, procuratrice aggiunta del Tribunale di Bologna. Prego, a lei la parola. Grazie Presidente, un saluto a tutte le persone che sono in ascolto. Innanzitutto anche io come collega Roia cercherò di soffermare l'attenzione solo sul disegno di legge 1135 e non senza in un qualche modo diciamo estendere le valutazioni ad altre tematiche che sono state toccate da alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto e che sono di grande interesse ma non direttamente pertinenti al disegno di legge. Innanzitutto, passando subito proprio all'oggetto della trattazione, devo preliminarmente osservare che non risultano esplicitati nel percorso parlamentare, o almeno io non li ho colti, gli accertamenti effettuati per verificare il grado di osservanza della norma a livello nazionale. Ad oggi non è possibile, quantomeno per la sottoscritta, esprimere delle osservazioni in merito all'assoluta necessità di queste misure di controllo che in ipotesi dovrebbero incidere anche sulla titolarità del procedimento. E una conferma in ordine alla mancanza di questi dati sembra emergere addirittura dallo stesso disegno di legge 1135, laddove attribuisce al Corte d'Appello l'obbligo di acquisire questi dati con cadenza trimestrale dalle procure del distretto, dati che quindi evidentemente non sono ad oggi a disposizione del legislatore. Si dà dunque per scontata nell'enunciazione pubblica delle ragioni giustificative della riforma una inosservanza generale della disposizione senza che sia rappresentata la fonte di questo convincimento, che ovviamente non può coincidere solo con le impressioni che non hanno valenza statistica. Ad esempio, per quanto riguarda l'esperienza della procura di Bologna, una procura anche in questo caso distrettuale con un territorio piuttosto ampio, la norma è oggetto di una diffusa applicazione. E questo in virtù delle scelte organizzative che sono state fatte dalla Procura. In particolare la scelta organizzativa che è stata praticata addirittura in epoca immediatamente antecedente all'entrata in vigore della legge del 2019 è stata quella di raccomandare alle forze di polizia una rigorosa osservanza del 347,3 novellato, vale a dire della norma che prevede per le forze di polizia che abbiano acquisito notizie di reato in tema di violenza di genere, di darne notizia anche orale ai pubblici ministeri. E parallelamente di dare indicazione ai pubblici ministeri di turno di delegare immediatamente l'ascolto della vittima, a meno che non intendano essi stessi procedere personalmente per la gravità della situazione. In questo modo, con questa misura organizzativa, è stata garantita non solo il rispetto della norma, ma anche una concentrazione tra presentazione della denuncia querela e acquisizione del contributo dichiarativo, evitando quegli effetti di vittimizzazione secondaria di cui correttamente parlava il Presidente Roia, e tra le altre cose, in alcuni casi anche evitando condizioni di rischio per la vittima, come per esempio nel caso in cui appunto presenti denuncia ma continui ad essere convivente con la persona che è stata denunciata. Quindi è agevole immaginare che in quel caso anche solo la convocazione può essere un evento che espone a rischio. Oltretutto, per cercare di attivare diciamo, soluzioni organizzative che consentano la massima copertura nell'applicazione della norma, è stato comunque previsto che in ogni caso, anche in relazione a quelle notizie che non passano dalla polizia giudiziaria, pensiamo ad esempio alle querele che vengono presentate dagli avvocati per il tramite del portale deposito atti penali, che ci sia comunque una procedura accelerata, nel senso che vengono date le notizie di reato con scheda di iscrizione formulata dall'aggiunto, vengono date immediatamente al sostituto procuratore che immediatamente procede a formalizzare la delega investigativa o la convocazione per l'ascolto, con restituzione
degli atti a stretto giro e in modo con sequenze che vengono annotate in un registro interno in modo da avere sempre sotto controllo la tempistica delle attivazioni. Quindi da questo punto di vista devo dire che per quanto riguarda l'esperienza della Procura di Bologna sembra non esserci alcuna necessità di intervento finalizzato, diciamo, ad una correzione di condotte che sono ritenute, vuol dire, volte alla disapplicazione della norma. Ovviamente può succedere che ci siano dei casi di non ascolto, ma prima di tutto bisogna sottolineare che al di là delle osservazioni che presentava il Presidente Roia sulle indicazioni che provengono dalla direttiva vittime, ma ci sono anche casi in cui il mancato ascolto risponde alla stessa previsione del 362,1 ter, che ricordiamo consente la possibilità di non procedere laddove si tratti di agire, di sentire ad esempio persone minorenni o in tutti i casi in cui ci siano esigenze di riservatezza delle indagini. Noi abbiamo ampliato la sfera di possibilità, diciamo, per quanto riguarda il non ascolto anche a casi ulteriori che rispondono a forme di economia processuale, come ad esempio nel caso in cui vengano presentate querele pacificamente fuori termine oppure denunce e querele per fatti che sono pacificamente prescritti o comunque manifestamente infondati. Quindi per quanto riguarda l'esperienza di Bologna, nella stragrande maggioranza dei casi si procede all'ascolto. I casi in cui non si procede legittimamente all'ascolto sono assolutamente minoritari e poi naturalmente, come in tutte le cose umane, ci possono essere dei disguidi, ma mi sento di definirli assolutamente sporadici. Facendo un passo ulteriore in avanti, bisogna dire, e in questo condivido ovviamente quanto è stato osservato dal collega Menditto, che quello che la legge intende introdurre con il disegno di legge 1135 è già in ogni caso ampiamente consentito dall'ordinamento giudiziario che è già vigente. E questo perché in realtà gli assetti organizzativi della Procura, ovviamente il Presidente ne è ben consapevole, ma magari per quanto riguarda gli altri deputati vale la pena richiamarlo, risultano dati di normazione primaria, cioè le leggi, tra cui in primo luogo il decreto legislativo 106 del 2006, più volte riformato, da ultimo con legge 71 del 22, oppure e congiuntamente dati di normazione secondaria, tra cui appunto le circolari del CSM sull'organizzazione di procura. Ebbene, la congiunta interazione, diciamo, di atti di normazione primaria e secondaria già oggi consente pacificamente di procedere alla revoca dell'assegnazione nei casi in cui non ci sia il rispetto delle indicazioni generali o particolari che siano state fornite dal procuratore della Repubblica oppure quando ci siano dei contrasti. Per dare un esempio, proprio per essere più concreti possibile, vi leggerò un paio di righe del progetto organizzativo della Procura di Bologna, laddove in tema di revoca dell'assegnazione, che è un tema che obbligatoriamente deve essere contenuto nel progetto organizzativo, quindi non è qualcosa che possa essere omesso, si dice chiaramente appunto che la revoca può intervenire con provvedimento motivato quando vi sia contrasto tra il magistrato e il procuratore sulle modalità di conduzione delle indagini o l'esercizio dell'azione penale, violazione dei criteri stabiliti in via generale oppure con, diciamo, l'assegnazione del procedimento, inerzia o negligenza nello svolgimento delle indagini o loro anomala conduzione e poi ancora violazioni di legge non scusabile oppure reiterate, atti abnormi e tutta una serie di altre cause che su cui ovviamente adesso non darò lettura analitica, ma questo per dire che in realtà la revoca dell'assegnazione è già ad oggi consentita ove ve ne siano i presupposti. Qual è il problema? Il problema che si pone oggi, anzi la questione più che il problema, la questione che si pone oggi è che si porrà in egual misura nel momento in cui dovesse essere applicata questo disegno di legge e riguarda ovviamente la possibilità di rilevazione del problema. Perché è chiaro che l'unica possibilità di rilevazione è quello che ci sia una segnalazione da parte della persona offesa. Certamente non si può chiedere a nessun procuratore della Repubblica di mettersi a scartabellare tutti i fascicoli dei colleghi per verificare se hanno delegato o non hanno delegato l'ascolto della vittima. Questo in primo luogo ovviamente non sarebbe neanche lontanamente praticabile da un punto di vista numerico. Noi a Bologna, e non siamo neanche la sede che ne riceve di più, abbiamo all'incirca una sopravvenienza di 2000 fascicoli all'anno
nell'area di specializzazione fasce deboli tra noti e ignoti. Ma al di là della questione della praticabilità, c'è un problema davvero anche di dignità del magistrato, in sostanza, che non può essere in alcun modo disatteso. Quindi non è pensabile che ci possano essere controlli capillari da parte del procuratore della Repubblica sui singoli fascicoli. Si può, se si ritiene, voglio dire, di dover intervenire, riconoscere un'eventualità di questo genere a richiesta della persona offesa, ma sempre che ovviamente ci si trovi in una situazione in cui l'omessa escussione della vittima non rientri in una delle cause legittimamente previste proprio dal 362,1 ter. Sempre nella stessa ottica, effettivamente vanno proposte le stesse osservazioni per quanto riguarda l'acquisizione degli elementi numerici da parte del procuratore generale di corte d'appello, perché naturalmente io sono sensibilissima alle tematiche delle rilevazioni statistiche, perché ad oggi quello che manca effettivamente è una seria mappatura di questo fenomeno, sia da un punto di vista sostanziale per quanto riguarda proprio i contesti di riferimento, perché ovviamente tutti sappiamo che il maltrattamento in ambito intrafamiliare è qualcosa di diverso dal maltrattamento agito dalla maestra sui bambini oppure dalla badante sugli anziani. Eppure ad oggi, poiché la legge è costruita sulle fattispecie di reato e non sulle tipologie, noi non abbiamo effettivamente una seria mappatura del problema. A tutto questo ha cercato parzialmente di ovviare la legge 53 del 2022, che effettivamente ha visto nei casi in cui si iscrivano dei procedimenti per fatti di violenza di genere l'interazione con una maschera che si apre in automatico e che impone effettivamente di annotare tutta una serie di circostanze di interesse. Dottoressa, la invito, la Procura di Bologna è interessata. Dottoressa, mi scusi, la invito a sintetizzare. Sì, sto concludendo infatti. Grazie, e a tal punto la Procura di Bologna è interessata, diciamo, ai dati della rilevazione statistica che abbiamo inoltrato tanto all'avvocatura quanto alle forze di polizia, tutti i vademecum per procedere correttamente alla compilazione di questa maschera. Quindi l'unico modo per avere questa rilevazione, se davvero interesse del legislatore, è quello di consentirne la rilevazione automatica attraverso una integrazione delle schermate che sono state previste con legge 53 del 2022, ma una norma così come viene congegnata e letta nel disegno di legge, che non sia accompagnata da una possibilità di rilevazione informatica che costituisce dovere dello Stato, ovviamente rimarrebbe una norma scritta sulla sabbia. Un'ultima considerazione, semplicemente, diciamo, per a completamento di tutto questo, al di là della questione dell'effetto salvifico o meno dell'ascolto nei 3 giorni, io ero già stata udita nel percorso parlamentare che mi ha portato al Codice Rosso, avevo già espresso delle serie perplessità. Le vittime si proteggono con le misure cautelari oppure con le misure di prevenzione, ma non necessariamente attraverso, diciamo, un'audizione obbligatoria che presenta una serie di problematiche, per quanto abbia già detto che una norma di legge, a mio avviso, deve essere applicata. Il vero problema è la scarsità di risorse. Poi parleremo anche, voglio dire, in un altro contesto o eventualmente in un'altra audizione della questione della specializzazione di tutti. Ma prima di tutto devo dire che mancano le risorse per poter effettivamente dare effettività a tutta una serie di normative che sono mosse dagli intenti più lodevoli. Proprio la settimana scorsa parlavo con un maresciallo comandante di stazione che mi diceva: guardi dottoressa, noi ormai lavoriamo solo sulla violenza di genere, non ci rimane il tempo di fare nessun'altra indagine che non siano quelle, e nonostante questo noi non riusciamo sempre né a completare le indagini che ci sono state date, né tantomeno a rispettare i termini che i magistrati ci danno. Quindi il tema delle risorse forse precede ancora significativamente quello della formazione pur doverosa di tutti gli operatori. Grazie. Bene, grazie a lei dottoressa. Ora diamo la parola al dottor Aldo Morgigni, componente della Giunta Esecutiva Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, con la preghiera, veramente consigliere, di essere quanto più è possibile sintetico. La ringrazio. Grazie, saluto il Presidente, i presenti e i colleghi, cerco di contenermi in 5 minuti. Il disegno di legge del quale si sta discutendo sottende, lo dico con il massimo rispetto dal nostro punto di vista, per l'ennesima volta una sorta di filosofia punitiva nei confronti della magistratura, in particolare quella requirente.
a mezzi invariati, e lo dice espressamente l'ultimo articolo, e mezzi economici invariati, si pretende sostanzialmente il rispetto di norme acceleratorie sulla cui dubbia utilità poi adesso riferisco. Non si indica l'esistenza, fortunatamente, di una, e non lo voglio suggerire nemmeno, di una nuova fattispecie disciplinare, ma la si adombra attraverso la trasmissione semestrale al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione della relazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Io sono componente di una sezione a Roma che integra le competenze in materia di reati di atti persecutori, maltrattamenti contro persone di famiglia, nel merito, l'appello di merito, appelli in materia di misure di prevenzione, dove c'è quella che secondo me è l'unico vero mezzo dissuasivo, che è la sorveglianza speciale con obblighi applicata nei casi di cui all'articolo 4 lettera iter, poi spiego perché funziona proprio in pochi secondi, e quindi abbiamo un panorama sostanzialmente molto ampio su tutto il distretto, che ricordo è il più grande d'Italia, perché comprende circa 7 milioni di persone, ora 9 tribunali. A fronte di tutto questo, prevedere una norma la quale, disponendo che il pubblico ministero sia pungolato per fare le attività che normalmente fa, perché c'è una delega automatica presso la Procura di Roma ed altre del distretto, alla Polizia Giudiziaria, quindi il pubblico ministero il suo adempimento lo ha fatto, al limite deve vigilare che sia la Polizia Giudiziaria a provvedere a sentire la persona offesa, secondo me è una forma di, come dire, inconsapevole creazione di una fattispecie punitiva nei confronti dei pubblici ministeri, mentre invece, se vogliamo essere utili e andare al dunque, il vero problema è che stiamo assumendo informazioni che non servono a nulla per il procedimento penale, perché non sono prove, mentre invece bisognerebbe stimolare e fornire i mezzi per gli incidenti probatori. Io vi posso assicurare che finanche in sede di misure di prevenzione noi in appello assistiamo a frequentissime ritrattazioni che giungono anche in appello delle dichiarazioni della persona offesa, la quale dice di amare l'indagato, in questo caso l'imputato, il condannato in primo grado o il sottoposto a misura di prevenzione, e di fatto finisce tutto lì, perché smentisce integralmente quello che ha detto senza che si possa fare alcunché. Ora, questo è meno grave in appello, dove noi abbiamo già delle dichiarazioni dibattimentali, ma è molto grave in primo grado, dove, non essendo state acquisite con incidente probatorio le precedenti dichiarazioni, tutti gli sforzi che sono stati fatti con i tre giorni nei quali viene sentita la persona offesa al massimo producono delle contestazioni, dove, se non c'è prova che sia stata vittima di minaccia o di violenza quando, o di subornazione quando va a deporre in giudizio, si vede poi l'inutilità, perché la persona offesa ritratta e non è possibile procedere a condanna nei confronti dell'interessato, non potendo essere utilizzate quelle dichiarazioni. Quindi lo dico con profondo rispetto per il Parlamento, ma la Camera si sta avviando, e il Senato ha già approvato, verso una serie di disposizioni inutili, dal sapore vagamente punitivo, sostanzialmente non utili nemmeno ai fini della prevenzione, perché lì, che è il terreno più fertile sul quale bisognerebbe lavorare, non è previsto nulla. Non solo, l'intero procedimento di prevenzione personale, in misure personali, per i reati di atti persecutori e maltrattamenti, che prevede il semplice indizio di reato in base al quale procedere, non è assolutamente e in alcun modo disciplinato sotto il profilo dell'urgenza, dell'accelerazione, pur portando a una misura che è sostanzialmente identica a quelle previste degli articoli 282, 282 bis, 282 ter e 283 del codice di procedura penale. Tranquilli tutti, perché queste cose, col permesso del Presidente della Commissione, poi le indicheremo in una relazione che contiamo di trasmettere a brevissimo come Associazione Nazionale Magistrati. Mi avvio a concludere e segnalo che sono passati poco più di 4 minuti. La norma, a nostro parere, è una norma manifesto che non si colloca né nelle disposizioni ordinatorie né in quelle perentorie, come diceva un maestro del diritto, ma si colloca tra quelle canzonatorie, perché sostanzialmente non ottiene il risultato che vuole perseguire. Lungi da noi sollecitare il disciplinare, sarebbe molto più importante proporre emendamenti, e noi ve ne segnaleremo alcuni, che incidessero più seriamente sulla formazione della prova con incidente probatorio, semplificandolo e tenendo presente che questa norma poi è distonica con tutto quello che sta facendo il governo, perché c'è una decautelarizzazione completa, c'è un avviso di interrogatorio per questi reati quando non c'è la violenza ma solo la minaccia, che precederà e renderà inutile sostanzialmente la misura cautelare nel disegno di legge che il Consiglio dei Ministri si accinge ad approvare in materia di misure cautelari. C'è una triplicazione delle incompatibilità, perché tre giudici che devono provvedere su qualunque misura cautelare renderanno impossibile il funzionamento dei tribunali. Le procure non sono interessate, ma questa norma necessariamente, a nostro parere, dovrebbe essere cambiata.
Mi riporto quindi a quello che, se la Commissione consente, invieremo, però vogliamo un indirizzo certo per inviarlo, perché lo abbiamo già fatto altre volte, ma purtroppo lo dico non per, diciamo, colpa della Commissione, con scarso effetto, e saluto tutti quanti rimanendo in collegamento. Bene, grazie consigliere. Io a tutti gli auditi rivolgo la richiesta di far pervenire un contributo scritto rappresentativo dei loro interventi. Quindi chiedo alle deputate e ai deputati presenti o collegati se abbiano domande da porre, pregandoli la sinteticità nella domanda e al tempo stesso una sintesi straordinaria nella risposta, perché abbiamo già sforato. Grazie. C'è l'onorevole Calderone che vuol porre una domanda. Prego. Sì, Presidente, io ovviamente sorvolo sulle questioni che riguardano i suggerimenti circa la possibilità di declinare il verbo maltrattare di cui all'articolo 572, perché poi dovremmo anche pensare a declinare quando colui che si impossessa, che occupa, che sottrae, quindi anche sulla gradazione delle misure, sorvolo perché sono previste dal codice di procedura penale, come i termini che scadono nella fase dibattimentale. Il termine, se non vado a memoria, previsto dall'articolo 303 del codice, 303 del codice di procedura penale, prevede un anno, il 304 prevede la sospensione, quindi davanti a giudici che danno un canale preferenziale perché è in atto una misura, non so quanto dovrebbe durare un processo per non fare scadere la misura. Però su tutte queste, ricordando poi che il reato di maltrattamento è un reato abituale, quindi insomma voglio mantenermi nell'alveo del 362 bis così modificato, così come modificato. Vorrei chiedere a qualcuno perché alla fine dei conti è stata come dire, manifestata un orientamento. Se il testo normativo, laddove fa riferimento a può, con provvedimento motivato, il Procuratore della Repubblica, non deve. Quindi credo che questa sia una buona norma scritta, e se non ritengono che non a caso c'è scritto può e non deve, perché il Procuratore della Repubblica, nel momento in cui si rende conto che non c'è stata una inerzia o un'inosservanza della norma da parte di un sostituto, ovviamente non procede, e non a caso il legislatore ha utilizzato può e non deve. Quindi addirittura la norma prevede la possibilità che il sostituto possa giustificare entro un termine le ragioni per le quali. Quindi nella prassi giudiziaria, che io conosco minimamente bene da 40 anni, io credo che questa norma, ed è questa la domanda, ha soltanto la funzione di andare a, tra virgolette, non punire, ma a cristallizzare situazioni di effettiva inerzia, perché non ci sarà mai nessun procuratore della Repubblica che prenderà provvedimenti davanti a una norma così appositamente elastica. Quindi la prima domanda, se ritengono che proprio l'utilizzo del termine può dà più garanzie alla stessa Procura della Repubblica, o meglio al Procuratore della Repubblica. Nell'ultimo inciso si fa anche riferimento alla possibilità di dare l'indagine ad altro procuratore. Io personalmente, le mie idee, nei 3 giorni ho sentito tante forze dell'ordine, anche tanti pubblici ministeri lamentarsi, e su questo hanno perfettamente ragione, su un termine così, perché attenzione, dietro un reato di maltrattamenti ci può essere un gravissimo attentato alla persona, ma tante volte c'è anche una calunnia per ritorsioni personali e intrafamiliari. Quindi è bene che, così come fanno i procuratori della Repubblica, fare un'indagine a tutto tondo. Quindi questa è l'insidia. Quindi io credo, e questa è la domanda che faccio, che questo termine può appunto, mi scuso per l'ineleganza dell'affermazione,
può tranquillizzare il Procuratore della Repubblica che deve, ecco, uso il termine deve, intervenire soltanto nel caso di palese inerzia, perché la ratio legis credo sia chiara, sia quella non di punire, ma di far sì che nel momento in cui ci può essere un'inerzia, e può capitare perché di infallibile non c'è nessuno, in maniera sapiente il Procuratore della Repubblica possa intervenire per poter dare impulso a un'indagine per fatti che potrebbero veramente precipitare e quindi creare danni irreparabili. Questa è la mia domanda. Presidente, posso? L'onorevole Ascari vuol porre domande? Sì, vorrei in realtà ringraziare tutti i magistrati, le magistrate che sono intervenuti oggi, che ci hanno rappresentato, ci hanno fatto un quadro veramente chiarissimo anche della complessità in cui si trovano ad operare tutti i giorni, anche nei casi più delicati di reati di violenza di genere. Ho apprezzato veramente tantissimo anche la franchezza, perché tre giorni è un termine strettissimo e i magistrati e le magistrate non si occupano solo di codici rossi, ma a 360 gradi di ogni tipo di reato. E quindi la franchezza anche nel dire che spesso appunto c'è una delega alla PG, ed è qui l'importanza di dare a chi fa le domande ovviamente una linea guida, come se fosse il magistrato o la magistrata. Il vostro contributo ritengo che sia fondamentale, una colonna portante per il legislatore. Vi chiedo di farci avere i contributi di cui abbiamo parlato oggi, perché sono contributi che poi diventano pratica, che voi adoperate, dovete utilizzare una norma che sia una norma realmente applicabile e non una norma che in realtà provoca ulteriori ritardi, smantellamenti o aggravi, soprattutto nella tutela delle vittime di violenza. Quindi io ripeto, vi ringrazio, spero che ci facciate avere i vostri contributi e vi anticipo che il vostro contributo sarà ancora fondamentale nell'esame del disegno di legge che a breve arriverà, e ovviamente sarà cura di avervi di nuovo in commissione per avere la vostra opinione e integrare ovviamente tutte quelle norme che magari non sono direttamente applicabili. Grazie della vostra presenza oggi. Quindi ai procuratori, consiglieri presenti, chiederei di rispondere dedicando un minuto alla risposta, mentre sostanzialmente qualunque ulteriore elaborazione, argomentazione, la inserirete nel vostro scritto che attendiamo veramente con grande attenzione. Prego. Sì, vorrei tranquillizzare sulla capacità della magistratura e delle procure, oltre che dei giudici, di applicare sempre le leggi dello Stato. Il codice rosso, quando è stato introdotto, qualcuno si è lamentato, l'abbiamo applicato perché questa è la funzione dei servitori dello Stato, con tutti gli sforzi necessari. Personalmente a Tivoli, al momento della presentazione della denuncia, la polizia giudiziaria sente immediatamente la donna, così evitiamo di risentirla. Abbiamo risolto in questo modo il tema dei tre giorni, ma non ha senso, voglio dire, parlarne ulteriormente. Va benissimo aver utilizzato la parola può, ci mancherebbe altro, onorevole. Il problema è che una norma inutile, cioè già è previsto dall'ordinamento. Io posso già revocare la delega al mio sostituto se non rispetta il termine di tre giorni. Non mi date nessun potere in più né nessun potere in meno. Ripeto, dovete responsabilizzare i procuratori della Repubblica, stabilendo con chiarezza che la priorità assoluta va data a questi procedimenti. Scrivetelo. Ultimo, vorrei tranquillizzare ancora, noi siamo abituati a lavorare sui fatti, a evitare i pregiudizi, gli stereotipi, e a lavorare sui dati. Avendo una procura con 1200 notizie di reato in materia di violenza di genere, 10.000 in generale all'anno, sono in grado di elaborare dati abbastanza precisi.
ho valutato quante condanne per calunnia ci sono state nei 5 anni per donne che hanno eventualmente presentato false denunce, il risultato è 0. Quindi non abbiamo condanne irrevocabili per calunnia da parte di donne. Abbiamo fatto verifiche anche, e troverete i dati che sono declinati, nel caso di concomitante procedimento penale con procedimento di separazione. Il risultato è questo, vi declino solo il risultato finale. Nel caso di denunce presentate da donne, la procura va avanti nel 56% dei casi, che è un numero superiore a quello ordinario. Nel caso di denunce presentate dagli uomini, noi andiamo avanti solo nel 9% dei casi, quindi vuol dire che archiviamo nel 91% dei casi delle denunce presentate dagli uomini. Questi sono i dati reali, poi ognuno di noi si può fare la propria valutazione, ovviamente. Un minuto. Questa è una norma che noi chiediamo essere più ambiziosa. Vogliamo dunque che l'attività di gestione, di controllo e di vigilanza nella materia della violenza nei confronti delle donne, sia nelle procure e soprattutto nei tribunali, sia non fondata su norme manifesto, ma sia fondata su norme efficaci e adeguate. Secondo punto, le calunnie. Mi sorprendo veramente perché nel nostro sistema noi abbiamo le denunce che possono essere fondate o infondate e c'è sempre un giudice che valuta questo. Quando la denuncia è calunniosa, e per calunniosa, come ben sapete, l'articolo 368 prevede che una persona denunci falsamente un'altra sapendola innocente, c'è uno specifico articolo che ad oggi, io sono 30 anni, Presidente, che faccio la giudice penale e ho visto in 30 anni una sola condanna per calunnia in relazione a questo tipo di reati. Porto quindi la mia esperienza, è molto importante in materia di violenza contro le donne che si valutino i fatti, che si valutino i dati e che non si semplifichi uno dei fenomeni criminali e culturali più dilaganti in Italia e nel mondo attraverso il riferimento alla calunniosità delle donne che denunciano. Grazie. Grazie consigliera. Possiamo chiudere. Vi ringrazio per i vostri... Un secondo solo, scusi, onorevole, abbiamo terminato, quindi va bene. Oh, per cortesia, un attimo, va bene, possiamo chiudere? Bene, a questo punto ringrazio gli auditi per il loro intervento, attendiamo il contributo scritto e a questo punto è conclusa l'audizione, grazie.